Buongiorno a tutti. Stiamo aspettando. Quando abbiamo. Se mi aiutate un attimo, facendo un tantino di silenzio, grazie. Se quando abbiamo scelto questa sede eravamo consapevoli di tantissimi meravigliosi vantaggi e anche di qualche piccolo svantaggio. Uno dei piccoli svantaggi è che non ci sono sale enormi tranne che una di 2500 persone che è nella nuvola, come avete visto passando. Perché non abbiamo scelto quella? Perché banalmente noi non vogliamo una manifestazione one way in cui ci sono 5 che parlano in tutta la manifestazione e 2005 che ascoltano. Noi abbiamo voluto una manifestazione che è fatta di tantissimi appuntamenti. Questo è solo uno, ma se voi guardaste nelle sale accanto, dietro, nel padiglioni, è pieno di gente che sta lavorando insieme, si sta scambiando informazioni, si sta scambiando progetti, sta collaborando insieme. Questa è la ragione per cui c'è un piccolo disagio, che la sala è, per essere il convegno inaugurale di Forum PA, forse è un po' piccola. Cosa abbiamo fatto per questo? Abbiamo rimandato tutto il segnale anche fuori nell'arena e rimandato il segnale. Ci ha raggiunto intanto il ministro Madia, che chiediamo di sedersi in prima fila. La mattinata si svolgerà in questo modo. Cominciamo con una piccola presentazione di alcuni numeri dell'amministrazione pubblica. Seguirà questa intervista con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, alla ministra Marianna Madia. Poi interverrà il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, sul tema della funzione dei dati, della conoscenza per fare sviluppo sostenibile. Successivamente avremo la parte dedicata più alla tecnologia, che sarà aperta da una breve comunicazione di Antonio Samaritani, che poi invece avrà il suo intervento conclusivo. Andrea Rangone, che è il CEO di Digital 360, come forse qualcuno avrà letto, ma qualcuno distratto non avrà letto, Forum PA, FPA, in questo momento è parte di questo bello, grande gruppo, grande avventura nuova che stiamo facendo tra Roma e Milano. Poi ci sarà l'intervento dei vertici per la pubblica amministrazione delle nostre aziende principali tecnologiche, che sono quelle che hanno la frontiera della tecnologia, e chiuderemo con l'intervento di Antonio Samaritani, che noi attendiamo perché sapete che è un momento importante in questo momento per l'information technology pubblica, un momento importante, non banale, quindi ci verrà a raccontare a che punto siamo anche con le scadenze che tutti quanti noi aspettiamo. Direi che do la parola intanto a Gianni e poi grazie, facciamo grazie. Salire sul... Mettete le diapositive, per favore. Buongiorno a tutti, dovrebbe arrivare la presentazione. Si sente? Sono microfonato? Non sono microfonato? Si sente? Ora sì. Grazie e buongiorno a tutti. Sì, velocemente, quella che abbiamo chiamato la copertina. Siamo arrivati a questa edizione, la 28ª, ragionando e lavorando su 3 temi di ricerca. Chi ci segue l'avrà visto sul nostro sito attraverso la nostra newsletter. Il primo tema è quello classico, i dati che diamo ogni anno in una logica di monitoraggio sull'impiego pubblico. I secondi dati sono quelli relativi a un'indagine che abbiamo fatto tra i dipendenti pubblici sul tema della sostenibilità e quindi dei consumi verdi. Il terzo è quello della burocrazia, che noi abbiamo chiamato burocrazia difensiva. Velocemente i dati. Io preferirei che fosse a tutto campo, così tutti leggono piuttosto che... non c'è bisogno che mi si veda. Ovviamente tutto campo questo. La domanda ormai retorica che facciamo ogni anno, la risposta la sappiamo. Sono troppi, costano troppo? No. Se il confronto, anche quest'anno aggiornato,
con il conto annuale del 2015, mettono in evidenza quello che sappiamo: i dipendenti pubblici italiani, se li rapportiamo a quelli della Germania, del Regno Unito e della Spagna, non sono di più, non costano di più. Dove sono? Prevalentemente nella scuola, lo vedete, il 31%, nelle aziende sanitarie, regioni, economie locali, corpi di polizia, i ministeri, che nell'immaginario collettivo, il ministeriale è legato direttamente all'impiego pubblico, vedete il 5% dei dipendenti. Dove sono i problemi? I problemi sono nei profili. Chi sono? Hanno un'età media di 50 anni. Gli under 35 sono il 6,9%. Vi ricordate, ogni anno lo diciamo, compreso le forze di polizia, compreso l'esercito, quindi sono ancora di meno al netto delle forze dell'ordine. Il 59,4% ha fatto la scuola dell'obbligo o ha preso la licenza media. Hanno seguito mediamente 0,8 giorni di formazione nel 2015. E qui, ad esempio, che siamo molto indietro rispetto ai colleghi europei. 0,8 giorni contro medie che vanno dalle 8 alle 10 giornate l'anno. C'è qualcun altro che mi parla sopra? Nel 33% delle posizioni esiste un disallineamento tra domanda e offerta di competenze, dati ARAN. Soprattutto se vediamo qui, cioè posizioni che prevedono la laurea, il 51% c'è corrispondenza, invece il 49% è sottoqualificato. Questi sono i dati strutturali. Vi dicevo, abbiamo fatto una serie di indagini. Sono indagini PAN che noi abbiamo fatto tra i dipendenti pubblici. Cosa pensano di quello che noi chiamiamo la burocrazia difensiva? Cioè questo atteggiamento a reinserrarsi, a non muoversi. Il 63% dice che c'è e cresce, continua a crescere. Il 25% ci dice che è rimasto uguale. Il 7% ci dice che è diminuita. Il 5% solamente ci dice che non esiste. È un fenomeno che presentiamo noi. Da dove pensano che nasca? Queste sono le principali risposte in ordine decrescente. Frammentazione delle responsabilità, mutamento continuo delle norme, confusione tra normativa affine e sovrapposizione, questo è un tema che viene spesso, quindi la ipernormazione, eccessiva appunto produzione di norme. Cosa pensano del loro lavoro di difesa? Noi gli abbiamo chiesto, ma voi capita mai appunto di assumere voi stessi questo atteggiamento? E ci dicono sì, a volte ci succede questo per mancanza di conoscenza, comprensione del senso del mio lavoro, per la frammentazione delle responsabilità, per la demotivazione. E allora se questo è il contesto, qual è la PA che ci serve? Prima di tutto la PA che continua il suo cammino verso i processi di riforma. È un dato che già abbiamo presentato a dicembre, sono dati OCSE, solo la riforma Madia vale 0,6% del PIL in 5 anni. Quasi un punto di PIL a 10 anni. Il resto delle riforme verrebbero a 10 anni il 6,3% del PIL. Abbiamo bisogno di andare avanti, abbiamo bisogno di non fermarci in questo processo di riforme. Accanto a questo, ovviamente, ne parleremo tanto oggi, i temi dell'informatizzazione, della modernizzazione. Cioè, ne parlerà dopo Antonio Samaritani, ne parleranno le aziende. Quello che ci dicono, la tecnologia ci può aiutare, la tecnologia aiuta a questo processo, come dicevo prima, di sburocratizzazione. Che altro ci chiedono? Ci chiedono una scelta meritocratica dei dirigenti, così come un ripensamento del modello delle distribuzioni delle competenze. Alla fine uno snellimento della regolazione. Se questo è il tema, diviso 0,8 giornate di formazione l'anno, andare avanti è possibile in quella freccia che abbiamo indicato. Le risorse ci sono. Queste sono le risorse previste nel periodo di programmazione 14-20 dalle politiche di coesione. Le risorse ci sono, le risorse su questo si sta lavorando, questo è quanto stiamo spendendo in questo momento, questi sono i dati della piattaforma della Commissione Europea. Ad oggi, a maggio 2017, abbiamo speso l'1,2% di quanto abbiamo a disposizione. Abbiamo impegnato il 25,3% e abbiamo pianificato tutto il resto. Quindi è un'occasione importante. Soprattutto laddove chi lavora nella pubblica amministrazione ci dice io ho bisogno di crescere, ho bisogno di far crescere le mie competenze, le mie conoscenze. Se questo è il contesto, cosa succederebbe se la pubblica amministrazione smettesse di guardarsi troppo spesso nell'ombelico, di guardarsi troppo spesso allo specchio, se recuperasse la logica per cui ha ovviamente motivo di esistere, cioè di andare ad accompagnare il Paese verso traguardi più ampi. Sapete che abbiamo dedicato questa manifestazione al tema della sostenibilità. Siamo convinti che una pubblica amministrazione che, che,
che pensa a se stessa deve anche pensare a come portare il paese verso questi obiettivi. Ci dicono gli intervistati nel 56,8% dei casi che la pubblica amministrazione potrebbe dare un impulso importante a una nuova economia basata sulla crescita sostenibile, così come appunto poi avere effetti positivi sull'ambiente. Questi sono i dati riportati, il posizionamento dell'Italia rispetto a quelli che sono i 17 obiettivi del piano della sostenibilità. Sono i dati forniti nel bel rapporto del Ministero dell'Ambiente qualche settimana fa. Vedete laddove verde e giallo sono i traguardi su cui stiamo lavorando. I verdi sono quelli sostanzialmente raggiunti, i gialli quelli su cui stiamo lavorando, i rossi quelli su cui siamo in ritardo, ma ce la possiamo fare. Cioè sono obiettivi importanti, obiettivi che darebbero al Paese, alla pubblica amministrazione, appunto il senso del proseguo. Due piccoli dati, così un po' ruffiani. Se abbiamo chiesto ai dipendenti che ci hanno risposto come vanno al lavoro tutti i giorni, il 40% ci ha risposto in auto da solo o da sola, il 30% ci ha risposto con i mezzi pubblici e così via. Beh, se quel 40% desse tutte le mattine il passaggio a un collega, avremo 750.000 auto in meno per le strade, avremo 376 tonnellate di emissioni di CO2 e in meno, avremo 230 milioni di euro di risparmio di solo carburante. Quindi, come vedete, cambiare si può e si può cambiare anche attraverso i nostri stessi comportamenti. Quindi non solo una pubblica amministrazione che smette di guardare l'ombelico e vede gli obiettivi, ma noi stessi, come cittadini, come dipendenti, possiamo cambiare le abitudini. Se riuscissimo a risparmiare una risma di carta all'anno, avremmo che il consumo complessivo si ridurrebbe di 8.140 tonnellate, potremmo risparmiare 122.000 alberi, risparmieremmo 3 miliardi di e mezzo litri d'acqua e così via. Quindi di nuovo, come vedete, la possibilità di cambiare dall'interno. Concludo e vi lascio lo spazio con quello che ormai è diventato il claim di tutte le nostre manifestazioni. Quale PA per quale paese? Di quale PA per quale paese stiamo parlando? Beh, chi legge la nostra newsletter è una frase che tra me e Carlo ripetiamo spesso. Noi ci immaginiamo, ed è un po' l'ambizione, in qualche modo anche la supponenza di Forum PA, di aiutare a portare avanti questo cambiamento, di una pubblica amministrazione che da stato regolatore a stato produttore diventa invece stato partner dei cittadini. Portando avanti appunto occasioni di un nuovo modello che sia basato sulla collaborazione e sulla sostenibilità. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Gianni. Chiederei ai nostri addetti di portare sul palco le due sedie per il dottor Cerasa e per il ministro Madia. Ministra. Claudio Cerasa. Se si accomoda sul palco, è il direttore del Foglio, intervenirà la ministra Marianna Madia. Marianna Madia, ministro della funzione pubblica, della pubblica amministrazione e della semplificazione. Grazie ministro. Grazie. Si sente? Io? Sì? Si sente? Sì. Prova. Mi sa che ancora non si sente. No? Urliamo. No. Facciamo funzionare i microfoni. Diteci voi se si sente. No. No, ancora no. Non funzionano i microfoni? Alla tecnologia antica. Io mi trovo anche meglio. Anche io. Possiamo dare questo qua? Ma anche questo mi sa che... Attacchiamo così. Non funziona ancora. Prova.
funziona. Non funziona. Ma perché? Sa. Ora. Si sente? Sì. Sì. Prova. Un po'. Va bene. Ci arrangiamo con quello che abbiamo. Ecco, adesso si sente abbastanza bene. Con questo no. Utilizziamo soltanto uno. Buongiorno a tutti, grazie. Io, Ministro Madia, le persone che sono qui sono persone che conoscono la materia, quindi diciamo, bisogna dare delle risposte anche un po' più profonde e più ficcanti di quelle che magari si potrebbe dare in un'intervista a un giornale. Lei sa che tutti noi, molte persone che ci stanno ascoltando, quando viaggiano, quando si interfacciano anche con interlocutori stranieri, sanno che il ritornello è sempre lo stesso quando si parla d'Italia. L'Italia è un paese che non va così male, ma che non va così bene come potrebbe andare, e tra le tante ragioni per cui l'Italia viene considerata un paese bloccato ci sono l'instabilità politica, che vabbè, quella non si può fare molto, la giustizia, si sa, anche quella su cui la si può fare poco, almeno al momento, e poi genericamente si affrontano i temi della burocrazia e poi si scende alla pubblica amministrazione. Secondo me le persone che stanno ascoltando, che vengono coinvolte da questa riforma, ma anche, cosa non banale, le persone magari che vivono fuori dall'Italia, che vorrebbero investire in Italia, vorrebbero sapere una cosa concreta che riguarda la parola discontinuità. Perché ogni riforma che si rispetti ovviamente deve avere un tratto forte di discontinuità con il passato, altrimenti è una riforma che senso, tanto senso non ha. Secondo lei quali sono 3-4 cose concrete che caratterizzano la sua riforma, che ormai è stata approvata, il Consiglio dei Ministri l'ha approvata fino in fondo, anche gli ultimi decreti attuativi? In che cosa è discontinua questa riforma rispetto al passato? Posso dirle che la più grande discontinuità è non essere troppo discontinui, anche alla luce di quello che ci dicevano le indagini prima. Cioè, noi abbiamo vissuto epoche in cui si diceva sempre che si stava riformando tutto. Molto spesso queste riforme sono rimaste riforme sulla carta, sono state approvate delle leggi, ma poi queste leggi sono rimaste in gazzetta ufficiale, ma non hanno cambiato effettivamente i comportamenti nella pubblica amministrazione, adesso perché parliamo della pubblica amministrazione. Allora noi, quando abbiamo, partendo anche da un'analisi che lei ha fatto, cioè spesso gli investitori vedevano la pubblica amministrazione come un freno ad investire, quindi ci rendevamo conto quanto la pubblica amministrazione potesse giocare anche in positivo sulla competitività, ma quanto ancora la pubblica amministrazione fosse percepita spesso non come un alleato al tuo fianco che ti sostiene nell'investimento che tu vuoi fare, ma come invece un nemico pronto a sanzionarti laddove tu, diciamo, anche per quell'eccesso complesso di norme che veniva raccontato, commetti un errore. Allora noi, partendo da questo, abbiamo detto: non vogliamo introdurre nuovi istituti giuridici. Vogliamo capire, partendo dagli istituti giuridici esistenti, che cos'è che non sta funzionando, e cioè che crea incertezza nelle risposte, incertezza nelle autorizzazioni, poca trasparenza nelle informazioni. Mi soffermo su questo perché siamo partiti dagli investimenti, quindi da chi vuole investire, dall'imprenditore e non dal cittadino. Faccio un esempio concreto. La conferenza dei servizi è quell'istituto giuridico che ti dice come, quando una decisione da assumere è complessa, un'autorizzazione da dare o negare è complessa, si devono interfacciare le diverse amministrazioni. Molto spesso queste conferenze dei servizi duravano anni, quindi un investitore straniero che voleva venire a fare un investimento, che chiedeva l'autorizzazione e che dopo 7-8 anni ancora non sapeva se quell'investimento poteva o non poteva farlo, magari nel frattempo aveva investito altrove. Noi non è che abbiamo detto cancelliamo la conferenza dei servizi, abroghiamo questo istituto giuridico, siamo discontinui, adesso ci inventiamo la conferenza, non so, con un altro nome, no.
abbiamo tenuto la conferenza dei servizi, abbiamo fatto delle consultazioni con i soggetti che negli anni avevano avuto nell'amministrazione e tra i privati a che fare con la conferenza dei servizi, e abbiamo fatto una attenta manutenzione, a volte molto profonda, introducendo il silenzio assenso fra amministrazioni, il rappresentante unico, le conferenze di servizi telematiche. E io devo dire che oggi, monitorando questa profonda manutenzione che abbiamo fatto sulla conferenza dei servizi, abbiamo dei buoni risultati, cioè dei risultati che ci dicono che ovviamente siamo nella fase attuativa, e lei sa, direttore, che le riforme non sono un prima e un dopo con l'approvazione della legge, cioè sono sempre dei processi, però è un processo virtuoso che sta andando bene. Negli enti locali che stiamo monitorando, la maggior parte delle conferenze dei servizi ora si chiude per via telematica, il rappresentante unico sta funzionando, il silenzio assenso fra amministrazioni sta funzionando, quindi oggi un investitore straniero, gli posso dire che siamo in un percorso virtuoso per cui se uno chiede un'autorizzazione, entro 5 mesi sa se quella cosa può farla o non può farla. Ci sono molti altri esempi, penso alla trasparenza col diritto di conoscenza che molto serve agli investitori. Lei sa, per esempio, che il diritto di conoscenza di dati e documenti della pubblica amministrazione, che noi abbiamo introdotto sul modello americano e inglese, molto spesso, per esempio negli stati federali americani, è usato non dal cittadino, ma dall'operatore economico, che magari vuole aprire un'attività commerciale e vuole avere delle informazioni che l'amministrazione ha su quante attività commerciali di quel tipo ci stanno in quel territorio, su quali sono i tempi di autorizzazione. Quindi tutte queste sono, diciamo, attente manutenzioni non troppo discontinue per non generare confusione, perché la confusione spesso è un dato che porta poi a bloccare ancora di più gli investimenti, ma che devono restituire un rapporto più certo tra pubblico e privato. E noi così abbiamo impostato tutta la riforma della pubblica amministrazione. Ma se le chiedessi, questo non funziona, si funziona. Se le chiedessi oggi quali sono state nel corso della sua esperienza, se funziona male, prendo questo qua. Se le chiedo quali sono state le più gravi emergenze di fronte alle quali si è ritrovata a fare i conti, anche a intervenire nell'ambito della pubblica amministrazione, sui quali immagino la riforma avrà cercato di trovare una soluzione, quali sono state e quali sono oggi le tre più gravi inefficienze che costituiscono il mondo del, il cuore del mondo della pubblica amministrazione, sulle quali lei ha provato a intervenire e sulle quali bisognerebbe intervenire in maniera ancora più forte? Ma certamente il reclutamento, perché dal tipo di reclutamento che si fa si determina il buono o cattivo futuro dell'amministrazione. E io penso che negli anni passati il reclutamento sia stato pessimo, sia stato fatto male, perché per ragioni anche, dire, comprensibili, c'è stata una crisi economica durissima, si è pensato di risparmiare chiudendo il rubinetto delle assunzioni, salvo poi però, siccome evidentemente le professionalità servivano, assumere le persone che servivano all'amministrazione con contratti temporanei che venivano reiterati nel tempo. Quindi alla fine noi ci siamo ritrovati oggi con tanto precariato nella pubblica amministrazione, con un reclutamento che non è stato fatto in modo regolare sulla base dei fabbisogni, cioè delle professionalità che servono all'amministrazione e per concorso. Questa è una prima inefficienza su cui noi siamo intervenuti, prima di tutto superando il precariato nella pubblica amministrazione. Chi ha già fatto un concorso entra, chi non l'ha fatto potrà misurarsi con una riserva in un concorso. Queste sono persone, io lo dico soprattutto a lei direttore, ne abbiamo parlato spesso, che sono state lese nei loro diritti violando norme che lo Stato stesso aveva posto. E poi però c'è un tema che non riguarda solo loro, cioè io credo che superare il precariato nella pubblica amministrazione e da qui al futuro avere un reclutamento regolare con concorsi regolari fondati sui fabbisogni sia un presupposto per il buon funzionamento della pubblica amministrazione, cioè non è solo un tema di lesione del diritto di quella persona. La seconda inefficienza è quella dell'incertezza dei tempi di risposta, cioè io ho incontrato sempre molti
imprenditori, ma anche molti cittadini che magari... Parlo, sì. Molti soggetti appunto privati che hanno avuto a che fare con l'amministrazione, che lamentavano più che la lunghezza dei tempi, l'incertezza, cioè il non sapere dopo quanto ti sarebbe arrivata una risposta. E quindi questa è un'altra inefficienza su cui noi, con una serie di norme che vanno dalla conferenza dei servizi riviste all'autotutela, ai vari interventi sulle autorizzazioni, siamo voluti intervenire. Terzo punto, terza inefficienza, l'opacità. Se non c'è una totale simmetria informativa, una trasparenza che mi consente di dire che se l'amministrazione sa che ho l'amianto sotto casa, anche il cittadino ha diritto di saperlo, e che se l'amministrazione ha informazioni sul commercio in un determinato territorio, lo devono sapere tutti i soggetti che vogliono provare a investire, automaticamente che cosa succede? Che vince non il più bravo, che noi non diamo l'opportunità al più bravo, ma diamo l'opportunità a chi ha un rapporto di forza o una rendita di posizione, cioè a chi conosce qualcuno nell'amministrazione. Quindi incertezza, opacità, cattivo reclutamento. E poi non c'è dubbio, e su questo concludo, lo scarso utilizzo di quello strumento potente che oggi c'è, 20 anni fa, 10 anni fa non c'era, che è la tecnologia, e che davvero consente di cambiare completamente il rapporto tra il cittadino e l'amministrazione. Oggi con la tecnologia noi possiamo di fatto quasi dire al cittadino che all'ufficio pubblico, se non vuole, come diritto, non come dovere, può non andarci. È ovvio che ci sono delle situazioni in cui ci deve andare per forza, la visita medica la deve andare a fare, però la prenotazione e il referto posso mandartele via email. Lei prima accennava anche al rapporto che vi è ovviamente tra un'amministrazione pubblica e una privata, e questa riforma interviene anche sulla questione dei licenziamenti disciplinari in particolar modo, e io le volevo chiedere intanto se esiste in questo mondo un problema legato anche alla produttività di chi lavora, perché sappiamo che l'Italia in generale, nel suo complesso, ha un grave problema legato a questa parola che ormai è un tabù, che forse andrebbe affrontato, che è la produttività. Tra i paesi dell'Eurozona l'Italia negli ultimi 20 anni è quella che ha avuto un minore incremento della produttività, prima questione. La seconda questione invece è una questione più culturale. Perché, e questa è una domanda che si fanno molti, secondo me, specie fuori dal mondo della pubblica amministrazione, devono esistere due regimi diversi di regole, di diritti e di doveri tra il mondo privato e il mondo pubblico? È giusto questo? E se è giusto, perché? Per esempio l'articolo 18, che nel settore privato è stato ampiamente ridimensionato, lo stesso non è avvenuto nel settore della pubblica amministrazione. Allora, sulla prima domanda, io penso che sia un luogo comune quello per cui nella pubblica amministrazione si lavora poco e male. C'è un punto che però non è responsabilità del dipendente pubblico, è responsabilità, io credo, delle regole poco incentivanti che sulla valutazione sono state introdotte negli anni passati, e cioè non si è riusciti a creare degli incentivi giusti per legare il lavoro pubblico a degli obiettivi concreti, tangibili, legati al servizio che arriva al cittadino. Perché io credo alla valutazione nella pubblica amministrazione, però non credo che sia fine a se stessa, come peraltro tutti gli interventi che si fanno nella pubblica amministrazione ed anche sul lavoro pubblico non sono e non possono essere interventi autoreferenti, devono essere interventi che in qualche modo potenziano il servizio al cittadino. Allora noi, per esempio, sulla valutazione, anche qui con una profonda manutenzione dell'esistente, abbiamo detto delle cose ragionevoli e di buon senso, cioè gli obiettivi su cui si valuta non possono essere degli obiettivi assolutamente non coordinati fra le 10.000 amministrazioni. Cioè io credo che ci sono degli obiettivi di buon senso che prescindono dalla politica, ma che sono obiettivi di buona amministrazione. Faccio degli esempi: diminuire le liste d'attesa, aumentare la digitalizzazione dei servizi, aumentare il tasso di presenza, diminuire il tasso di assenteismo, e che devono essere degli obiettivi che uniscono in una cornice di riferimento la pubblica amministrazione e su cui poi si valutano
e si valuta il lavoro pubblico, si valuta il lavoro dei dipendenti, quindi non lasciamo ogni amministrazione farsi da sola dei singoli obiettivi e poi magari chiudere con premi a pioggia uguali per tutti su degli obiettivi suoi singoli, ma uniamo la Repubblica in una cornice di obiettivi di buonsenso e lì misuriamo il lavoro degli uffici, perché io penso che questo sia il miglior modo di dire: non valuto per togliere centinaia di euro in una logica punitiva, come era la riforma Brunetta, che infatti è rimasta inapplicata. No, la riforma Brunetta dice: io sono contento se alla fine dico che un quarto di lavoratori è cattivo, li tolgo centinaia di euro, non sono stipendi altissimi, parliamo di infermieri, di educatrici dei nidi, e sono contento così. Io no, io sono contenta se ho migliorato il servizio che arriva nel nido al bambino, dal lavoro dell'infermiere al malato. Quindi non è vero che nel pubblico si lavora poco e male. Noi con i nostri interventi rendiamo possibile creare degli obiettivi tangibili, concreti, su cui misurare nella logica del potenziamento del servizio al cittadino il lavoro pubblico. Poi c'è il tema di chi sbaglia. Sento una voce, ma non siamo noi. Allora, io credo che il nostro governo, i nostri governi, perché per la verità questa abbiamo iniziato tutti questi interventi anche sui disciplinari col presidente Matteo Renzi e poi abbiamo continuato adesso col presidente Gentiloni, non deve insegnare niente a nessuno. Cioè, la norma, per esempio, chiamata contro i furbetti, cioè contro chi falsa la sua attestazione sulla presenza in ufficio, sta funzionando. C'è stato un caso pochi giorni fa nella regione Toscana, un caso in Emilia Romagna, sono già più o meno 20 casi, non perché io sia contenta quando licenziano i dipendenti pubblici, però quella è una norma di buonsenso efficace, cioè se è evidente, ti vedo, definiamo bene prova. Il furbetto, chi è il furbetto? La norma è molto chiara, dice è chiaro, c'è una prova schiacciante per cui tu stai falsificando la tua presenza in ufficio. Non è come avviene, come avveniva prima, e difatti poi non si arrivava mai alla sanzione, che apro un procedimento disciplinare, aspetto 4 mesi, magari poi alla fine ti licenzio, ma il giudice per vizio formale annulla quel licenziamento. Noi abbiamo detto una cosa di buonsenso: se io lo vedo che Claudio Cerasa, c'ho una prova, un video, ha falsificato la sua presenza in ufficio, in 48 ore è sospeso, in pochissimo tempo, con una procedura iperaccelerata, è licenziato e non c'è giudice che possa dire c'è un vizio formale, annullo il licenziamento. Quindi sanzioni dure, efficaci, chi sbaglia paga, perché io credo che quello che ha suscitato indignazione nei cittadini non è stato tanto scoprire che esistono dei dipendenti infedeli, quelli esistono anche nelle imprese private. La cosa che ha suscitato indignazione, per cui mi fermavano anche per strada, è: ma scusa, ma se io ho visto il video in quella trasmissione televisiva di quella persona che era evidentemente e con, diciamo, una prova schiacciante infedele, perché non c'è, come avviene negli altri posti privati, una sanzione immediata ed efficace? Quindi noi su questo siamo stati duri e, siccome noi le norme che abbiamo introdotto le monitoriamo anche, proprio nella logica che dicevo prima, non è che ci accontentiamo della Gazzetta Ufficiale, poi vediamo come si attuano, perché umilmente sappiamo anche che a volte qualcosa, se non funziona bene, può essere cambiato. Questa sta funzionando. Cioè, prova schiacciante, sei licenziato. Però non posso arrivare al 18 del privato, per una ragione semplicissima. Siccome nel pubblico, a differenza che nel privato, l'assunzione non è fatta su un rapporto fiduciario, nel pubblico si assume per concorso, nell'impresa privata il momento dell'assunzione è un momento che si basa sulla fiducia, nel pubblico è totalmente spersonalizzata, c'è un concorso. Allora io, che sono dura quando c'è l'errore, non posso però licenziare per una rottura del rapporto fiduciario, anche perché, e dobbiamo essere molto attenti, non ci dobbiamo scordare che nel pubblico c'è di mezzo la politica, e su questo noi, duri con chi sbaglia, dobbiamo però essere garantisti verso tutti. Visto che diceva che bisogna essere duri nei confronti di chi sbaglia, le faccio una domanda che riguarda un passaggio di questa riforma, e in particolare il ruolo della dirigenza.
Allora, molti osservatori, tra i tanti ovviamente che hanno commentato questa riforma, hanno notato che nel corso del tempo i passaggi sulla riforma, diciamo, del ruolo dei dirigenti è stato un po' annacquato. Alcuni l'hanno considerato in questo modo, i più critici naturalmente, anche il professor Giavazzi e altri. E in tanti hanno sostenuto che questo tipo di passaggio della riforma è stato annacquato perché c'è stata una sollevazione della burocrazia che ha influenzato molto in questa scelta. Le chiedo intanto di rispondere a questo tipo di osservazioni e di critiche, e poi le chiederei anche se c'è qualcosa che avrebbe voluto fare in questa riforma e che non è riuscito a fare. Diciamo, siccome poi sono i fatti che parlano, più che annacquato il decreto sulla dirigenza non c'è stato alla fine, però non c'è stato non perché c'è stata una sollevazione, perché c'è stata una precisa scelta del governo. Io non so se ricorda, erano giorni concitati, ci sarebbe stato il referendum del 4 dicembre, pochi giorni dopo, sette giorni dopo. In Consiglio dei Ministri abbiamo approvato un decreto importante, frutto di un lavoro complesso e frutto anche di un confronto parlamentare complesso. C'era stato un ottimo confronto col Parlamento, la relatrice in Senato era Anna Finocchiaro e avevamo migliorato quel testo. Il decreto legislativo sulla dirigenza viene approvato in Consiglio dei Ministri, poi esce una sentenza della Corte Costituzionale, non so se ve la ricordate, anche questa sentenza, attenzione, qua mi piace fare chiarezza, che non boccia la riforma della pubblica amministrazione. Cioè, quella sentenza è molto chiara e dice che tutti i decreti legislativi non sono illegittimi, perché non rileva un'illegittimità di merito, cioè non dice quella norma è illegittima, dice solo su 4 delle 16 deleghe, la 124, il cuore della riforma, è una riforma complessa che tocca diversi ambiti, dalle partecipate alla digitalizzazione, alla governance dei porti, mi fermo, e la sentenza dice su 4 delle 16 deleghe voi avreste dovuto fare un'intesa con le regioni e non solo chiedere il parere. Peraltro, poi magari su questo ci soffermeremo se le interessa, è una sentenza evolutiva che cambia la giurisprudenza. Questo significa che l'orientamento della giurisprudenza cambia, ma tocca una legge delega approvata un anno e mezzo prima, quindi non è che noi abbiamo sbagliato a scriverla, tant'è che la sentenza stessa dice i decreti figli sono salvi, non sono illegittimi. Però siccome arriva la sentenza nel momento in cui proprio il decreto legislativo sulla dirigenza è in viaggio dal Consiglio dei Ministri verso il Quirinale per la firma, io non ho voluto proseguire quell'iter, scegliendolo io avrei potuto, diciamo, la sentenza della Corte Costituzionale ci consentiva di farlo, ma io non ho voluto perché credo che la leale collaborazione fra istituzioni non vada solo raccontata ai convegni, cioè credo che sia un valore concreto che va praticata soprattutto quando si ha una responsabilità importante, e quindi ho scelto di fermare quel decreto, e quindi sono, come dire, d'accordo col professor Giavazzi, è stato più che annacquato, l'intervento sulla dirigenza non c'è stato. Dico solo che c'è un lavoro di 3 anni importante che può anche essere perfezionato perché tutto è perfettibile, ma che spero che, come dire, venga in futuro valorizzato. Ma è stata una sentenza a orologeria? Cioè, si parla ovviamente spesso di sentenze che in altri ambiti arrivano in un momento particolare per interferire e influenzare le scelte della politica, però da come lei descrive quel passaggio sembra quasi che ci sia stato, come direbbe qualcuno, un combinato disposto per... A queste cose francamente non ci credo. Certo, per l'intervento sulla dirigenza una tempistica sfortunata, questo sì, però quel lavoro c'è ed è un patrimonio a questo punto per chi vorrà valorizzarlo. Invece c'è un passaggio che mi interessa, anche perché il mio giornale si occupa spesso di questi temi, che riguarda le partecipate. Allora, mi sembra di aver letto che entro il 30 settembre di quest'anno ci dovrà essere una valutazione generale del modo in cui le società partecipate hanno reagito a quelle che sono le linee guida, le indicazioni contenute in questa riforma. Lei sa che negli ultimi anni, che sono ormai non 3 anni, ma sono 5, 10, 20 anni che tutti i governi che arrivano dicono l'Italia ha un grave problema con le partecipate, ci sono delle sacche di inefficienza che devono essere risolte, però poi alla fine tutto questo non si riesce ad affrontare fino in fondo perché
i poteri che ha evidentemente una riforma, un governo, sono limitati perché poi deve essere la singola partecipata o il suo controllore a dare delle indicazioni. Come si risolve questo problema? Cioè, ha davvero senso dare delle linee guida se poi quelle linee guida sono rispettate in maniera assolutamente discrezionale? E cosa si può fare concretamente per far sì che queste incredibili sacche di inefficienza che esistono in alcuni casi diventino delle sacche di efficienza? Ma noi, io credo, per la prima volta rispetto a tutte le promesse che sono state fatte in passato, non abbiamo fatto delle linee guida. Cioè, il punto sulle partecipate, proprio perché se ne discuteva da tanto e anche perché a un certo punto arrivò, non so se ve lo ricorderete tutti, Carlo Cottarelli, che per diversi mesi studiò proprio questo dossier in modo molto approfondito. C'è una relazione che Cottarelli ha lasciato prima di terminare il suo lavoro col governo, dettagliatissima, dove incrocia le varie banche dati, dove analizza quali sono le partecipate inutili, perché poi qua non va neanche demonizzato lo strumento, ci sono società partecipate che in modo assolutamente razionale danno un servizio al cittadino con una gestione da buon padre di famiglia, ma ben vengano, sono uno strumento utile. Il punto è che tra le oltre 8.000 migliaia hanno meno dipendenti di consigli di amministrazione, altre non fatturano da più di un anno, altre hanno un microfatturato, altre fanno in una stessa amministrazione la stessa cosa di altre partecipate, cioè ci sono duplicazioni, altre producono cose che francamente si fa fatica a capire che cosa c'entrino con l'interesse generale. Ma questa analisi l'ha sistematizzata dopo anni di convegni e di elaborazioni di diversi anche partiti politici, perché appunto tutti l'hanno detto, in modo esemplare Carlo Cottarelli. Quindi il punto non era fare linee guida, quelle c'erano e obiettivamente l'amministrazione che voleva procedere in una razionalizzazione non aveva neanche bisogno di aspettare un intervento legislativo del governo, poteva farlo. Ci sono amministrazioni virtuose più o meno che avevano già iniziato a farlo, molto poche per la verità. Allora il punto vero del nostro intervento non è stato tanto mettere in fila le partecipate che devono chiudere, lì in un certo senso abbiamo riportato il lavoro di Cottarelli, ma è stato per la prima volta, e di questo sono fiera, dire l'amministrazione che non fa il piano di razionalizzazione ha delle sanzioni pecuniarie. Il Consiglio di Stato ci ha detto: ma sono sanzioni sproporzionate, noi l'abbiamo lasciata esattamente così, perché se tu non dici all'amministrazione, se non lo fai ti sanziono, quella norma rimane lettera morta. Due, se tu non dismetti la partecipata nel tempo in cui la devi dismettere, perdi tua amministrazione tutti i diritti di socio. Tre, c'è una vigilanza del Ministero dell'Economia e quindi poi collegata alla Corte dei Conti che verifica che tu stia attuando quel decreto e che quindi tu stia chiudendo le partecipate. In sintesi, che cosa è capitato col nostro decreto? Che la scadenza è il 30 settembre, ma io vedo che molte amministrazioni si stanno già muovendo perché hanno capito che quel decreto poi è vero e che se non si sbrigano vengono sanzionate e hanno delle conseguenze negative. Cioè, faccio l'esempio della regione che ha impugnato la nostra riforma, la regione Veneto. Presidente Zaia non è che c'è proprio da ieri come governatore del Veneto, no? È stato anche rieletto, eppure la foto di famiglia sulle partecipate del Veneto ha sentito l'esigenza di farla ora. Quindi io credo che quel decreto non solo ha messo in moto meccanismi virtuosi che altrimenti autonomamente le amministrazioni non avrebbero messo in moto, ma pure con delle scadenze chiare prevede delle sanzioni, quindi altro che linee guida. Allora, io mi occuperei adesso, dato che abbiamo fatto una ampia riflessione chiacchierata sul tema della riforma, di altre burocrazie sulle quali forse vale la pena fare una riflessione. La prima burocrazia riguarda questa città e il suo partito. Il suo partito, come molti sapranno o forse non sapranno, a breve dovrà cercare un modo per riformare la sua burocrazia e quindi nominare un nuovo capo segretario del Partito Democratico Romano. Adesso molti osservatori e molti giornali hanno fatto la seguente riflessione: la riforma è andata e il ministro Madia a Roma ha un consenso significativo, il Partito Democratico Romano avrebbe bisogno di una mazzata, diciamo, riformista, e quindi perché no? Perché il ministro Madia non potrebbe spendersi per riformare il PD romano
è un'ipotesi che circo, quindi le chiederei intanto se in prospettiva di breve termine anche è una cosa che a certe condizioni le potrebbe interessare. Ho visto che alcuni suoi colleghi di partito, il presidente del PD in particolare, ha detto già che no, non è un'ipotesi che si può considerare, cioè Matteo Orfini. Dunque, cioè, io non sono candidata alla segreteria del Partito Democratico di Roma, non sono candidata perché ho un lavoro che mi impegna molto adesso e non è vero che la riforma è finita, proprio per quello che le dicevo all'inizio, la riforma inizia ora, cioè una volta finita la lunga fase legislativa, noi dobbiamo verificare che le semplificazioni, la trasparenza, la riduzione delle partecipate, la digitalizzazione vengano attuate e implementate, perché guardi, secondo me questo è il punto più importante da riuscire a trasferire al paese e ai cittadini, cioè le riforme sono dei processi, non c'è un prima e un dopo, non c'è un day after in cui quando tutto è in gazzetta ufficiale la riforma è fatta, sono dei processi faticosi, complessi che vanno curati, attuati, implementati, anche modificati, perché non è che tutto riesce subito bene, bisogna avere l'umiltà di... Per esempio sul diritto di conoscenza, noi adesso abbiamo messo in consultazione una circolare che ne deve migliorare l'attuazione, quindi il lavoro al Ministero proprio per fare in modo che quel potenziale di crescita in più, quel PIL in più che è legato agli interventi sulla pubblica amministrazione, noi abbiamo sempre voluto legare la nostra riforma a un obiettivo di crescita per il Paese, no? Proprio perché è una riforma per il Paese, per i cittadini, per gli imprenditori, ma per far sì che ciò avvenga va seguito in tutta la sua implementazione. Inoltre ho due bambini piccoli, quindi diciamo che il combinato disposto, anche se non è stata un'espressione felice dei mesi scorsi, delle due cose mi fa dire in modo inequivocabile che non sono candidata. Ma è candidabile? Ma ho letto anch'io che il presidente Orfini si è affrettato a dire che non potevo fare una cosa a cui non mi ero candidata, però come dire, è un problema suo, non mio, io non mi sono candidata a nulla. Ma se le proponessero invece di cambiare e scardinare un po' i vecchi poteri costituiti del PD romano e quindi cercare di avere una prospettiva di lungo corso... Io darò certamente una mano in questo congresso a far sì che la politica a Roma sia... nel Partito Democratico una politica degna della capitale d'Italia. Ascoltavo qualche giorno fa a un'intervista televisiva Walter Veltroni raccontava come quando lui era sindaco, quando Francesco Rutelli era sindaco, gli chiamavano per raccontare Roma fuori. Oggi così non è. Oggi così non è e io credo che un paese si racconti anche attraverso la sua capitale e che quindi serva una politica, mi auguro in tutti i partiti, certamente nel mio, all'altezza di questa sfida. A proposito di capitale, secondo lei in questo momento, parlavamo prima di quali sono considerati all'estero i problemi dell'Italia dal punto di vista strutturale, ma oggi la capitale e anche il sindaco che di conseguenza guida la capitale, che immagine sta dando di sé in Italia e anche fuori dall'Italia? Un'immagine positiva, negativa e in subordine le chiedo, il sindaco Raggi che da quasi un anno ormai è alla guida di Roma, si sta mostrando un sindaco adeguato o non adeguato a quelle che dovrebbero essere le sue prerogative? Ma il punto è che purtroppo, e questo lo dico da romana, la città vivo ormai da diversi anni una fase di declino e a un anno dall'elezione della sindaca Raggi a me non pare che ci siano dei miglioramenti. Certo, non mi piace neanche lo sport per cui tutte le colpe sono della sindaca Raggi, però a distanza di un anno e soprattutto seguendo anche il ragionamento che io ricordo faceva il movimento che la sostiene in campagna elettorale, cioè Roma ha un problema di ordinario, quindi lasciamo stare lo straordinario, lasciamo stare le Olimpiadi, lasciamo stare i sogni, c'è l'ordinario. L'ordinario per eccellenza è la pulizia, non mi pare che la città sia più pulita. Quindi Roma ha un problema e da romana dentro il mio partito io voglio concorrere a far sì che Roma sia all'altezza di essere la capitale del nostro paese, anche perché se no, mi creda, è un problema per tutto il paese, non solo per i romani. Però i problemi che lei evidenzia sono problemi, diciamo, che Roma si porta avanti da moltissimi anni. Io, siccome il suo partito ha scelto di cominciare a spazzare Roma in maniera diretta,
quasi per voler dire che il problema si è aggravato con questa amministrazione, le chiederei di capire e di spiegarci qual è stato, se c'è stato un peggioramento rispetto a ciò che vi era prima. Perché... Il peggioramento credo che lo rilevino tutti i cittadini girando per le strade di Roma, penso che sia oggettivo. Dopodiché io credo anche che siccome oggi al cittadino quasi non interessa capire di chi è la colpa di un problema che vive, cioè io vedo che il maggior fastidio che vivono i cittadini quando ti dicono guarda che io ho un problema è la risposta di chi ha una responsabilità e che dice guarda che la responsabilità non è del mio ministero, è del Ministero dei Beni Culturali, guarda che non è della Regione, è del Comune, guarda che non è del Comune, è del Municipio. Quello dice senti io non lo so di chi è, ma io ho un problema, scendo sotto casa e la città è sporca. Allora penso davvero che serva un grande senso di responsabilità, una leale collaborazione fra istituzioni, il presidente Zingaretti di fatto è quello che dice ormai da mesi, e la volontà di risolvere un problema che è un problema oggettivo, così come oggettivo che in questo anno è peggiorato. Allora io concluderei con altre due domande, una che riguarda un tema che è caro a me come direttore del Foglio, ma penso che sia caro anche a chi ci sta ascoltando, e farei una brevissima indagine, un sondaggio. Qualcuno di voi avrà letto negli ultimi giorni delle intercettazioni su qualche giornale e in giro. Io vi chiederei ad alzata di mano, se volete, se siete stufi oppure no di leggere intercettazioni sui giornali. Chi è stufo? Senza paura. Di conseguenza chi è contento? Gli altri sono contenti? Allora vi faccio questo, no, gli altri sono assuefatti. Allora vi chiedo questo perché di fronte a questa, in generale da quasi da vent'anni in Italia c'è un rapporto complicato che i giornali e anche i cittadini hanno di fronte a fughe di notizie o intercettazioni penalmente rilevanti che arrivano sui giornali. Spesso sono cose che sono consentite dalla legge, ma spesso invece no. Io, Ministro, sempre il Presidente del suo partito, Orfini, ha detto che questo caso delle intercettazioni che riguardano il segretario del PD e il padre sono state quasi un attacco alla democrazia. Qual è il problema? Qual è il problema? Non si capisce la protesta quando nei confronti. Non siamo abbonati. Nei confronti di cosa? Pubblica amministrazione. Allora. Vabbè, vedi, questa però. Cosa ha detto? Vogliono parlare di pubblica amministrazione. Benissimo. Ok. Cioè. Abbiamo parlato a lungo. È un gran pubblico. Ottimo. Però una soddisfazione su questo tema. Secondo lei queste sono. Beh. Se ci pensate anche questo è un problema non legato alla pubblica amministrazione direttamente, ma ai rapporti che vi sono tra i cittadini e lo Stato. È un problema oppure no? E poi passiamo ad altro. Posso dire che li rispetto, perché forse è anche giusto, visto che poi spesso, come dire, si discute di cose che il cittadino non sente incidono direttamente sulla... È molto interessante. Loro vita. E quindi forse è anche giusto oggi avere rispetto. Io le dico che, come dire, non rispondo alla domanda per un senso di attenzione verso un pubblico che ha capito che il lavoro quotidiano che faccio da 3 anni, poi approvandolo o meno, è un lavoro importante. E spesso questo non è stato capito e approfondito. Parliamo di vita quotidiana delle persone. A proposito di vita quotidiana delle persone, così torniamo al tema, il tema di cui siamo partiti. E lei fa parte di un governo che comunque ha una maggioranza più di sinistra, ovviamente. Io le chiederei, ma la riforma che ha portato a compimento, in che cosa è di sinistra? Cioè, ha qualche elemento che a suo avviso può essere considerato anche nella vita, in quello che saranno poi gli effetti sulla vita quotidiana delle persone, come un approccio di sinistra? Ma cioè, io penso che di sinistra oggi significhi riuscire a rispondere a quel senso che hanno la maggioranza delle persone di paura e di incertezza. Si parla spesso degli ultimi, ma oggi non sono solo gli ultimi a avere paura, a sentirsi incerti, a avere l'ansia del domani
nel non riuscire a predeterminare che cosa succede domani, ma sono anche, lasciatemelo dire così, penultimi, terzultimi, cioè chi magari ha un lavoro ma ha paura di perderlo, di non ritrovarlo, ha un'azienda ma ha paura che una settimana dopo non riesce a stare più sul mercato, riesce a sopravvivere ma ha l'ansia di ammalarsi perché non sa se poi avrà diritto alla miglior cura possibile, ha il tema dell'istruzione dei figli per migliorare da un punto di vista di capitale umano le generazioni successive. Questa riforma è tutto questo, quindi questa riforma, al di là del, potrei risponderle sul singolo intervento, no? Superare il precariato storico, dire che i precari sono persone lese nei loro diritti è un tema che io sento molto e che è tipicamente di sinistra, però io credo che la ragione più profonda dell'essere di sinistra di questa riforma è il fatto che noi vogliamo una pubblica amministrazione sempre più, perché non è vero che non è mai così, ma sempre più trasparente e attenta ai bisogni dei più deboli e alle opportunità dei più meritevoli e quindi di tutti, senza favoritismi e vantaggi. Quindi questa è una grande riforma di sinistra intesa in questo senso. L'ultima cosa che devo chiedere, che riguarda sempre la pubblica amministrazione, riguarda però un lato positivo, perché i giornali, gli osservatori spesso si concentrano naturalmente, come abbiamo fatto oggi, sulle cose che non funzionano e che vanno migliorate, però poi spesso ci si accorge, che questo vale per la pubblica amministrazione ma anche per altri ambiti, che ci sono delle cose che sorprendentemente funzionano meglio del previsto. In questi anni che lei ha passato da ministro, quali sono stati i settori della pubblica amministrazione che invece ha visto che costituiscono un'eccellenza rispetto al paese? Ma sono infiniti, cioè l'Italia ha delle sacche di eccellenza meravigliose, penso, perché vede, anche qui l'errore è unire la pubblica amministrazione a carte e procedure. Cioè, la pubblica amministrazione sono i medici, sono gli infermieri che salvano le vite, sono le forze dell'ordine, sono i sindaci in prima linea. Io non so se avete visto quel meraviglioso film che è Fuoco a Mare, che ha anche vinto un premio importante a Berlino, Fuoco a Mare, che racconta il primo soccorso a chi arriva a Lampedusa, ti fa vedere plasticamente che cos'è la pubblica amministrazione e che cos'è quel corpo con diverse articolazioni che è la pubblica amministrazione italiana. Ci sono le forze dell'ordine, c'è la sindaca Nicolini, ci sta il medico Bartolo, e tutto questo è pubblica amministrazione, ma noi dobbiamo solo che esserne fieri. Ma una cosa in particolare, un settore, un esempio, una storia che l'ha colpita in questi anni? Ma ce ne questi sono anni. Talmente tante che dirne una sarebbe riduttivo, perché farei torto alla maggioranza delle realtà e delle amministrazioni ed anche dei dipendenti pubblici, mi creda. La maggioranza ha una grande vocazione, così come deve essere, perché lavorare per la collettività deve partire da una vocazione, e la maggioranza dei dipendenti pubblici sentono questa vocazione e sono vita quotidiana e diritti di tutta la cittadinanza, diritti peraltro conquistati nel tempo. Cioè, se voi pensate a quell'anno straordinario di riformismo che è stato il 78 in Italia, un anno in cui si sono approvate tre leggi fondamentali, la 194, fondamentale per le donne, la 180, la chiusura dei manicomi, il Servizio Sanitario Nazionale. Noi, oggi la pubblica amministrazione dà attuazione a quello straordinario anno di riformismo. Faccio questo esempio per dire che è inutile raccontare un singolo caso, sarebbe riduttivo. Siamo dentro un grande paese con un grande stato sociale che dobbiamo solo manutenere. Per questo non mi piace mai la parola discontinuità, farebbe torto anche a tutto quello che c'è dietro di noi, a tutto quello che è stato conquistato prima di noi. Ultima domanda, che riguarda un consiglio che forse lei potrebbe dare a tutte le persone che lavorano nella pubblica amministrazione. Lei ha fatto la sua parte con la sua riforma, ma secondo lei nel bene, in che cosa deve cambiare anche l'atteggiamento delle persone che lavorano nella pubblica amministrazione per riuscire a dare anche un seguito personale alla riforma? Ci sono delle cose che devono essere cambiate nell'approccio anche per migliorare, al di là delle cose che abbiamo detto finora? Cioè, c'è una missione particolare che ogni intanto persona... Intanto ha un gran lavoro il neopresidente della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, che vedo qua in seconda fila, che è il professor Battini, perché è chiaro che
per una buona attuazione di novità introdotte serve anche formare i dipendenti pubblici. Noi abbiamo un filone di finanziamenti, no? Perché spesso per fare formazione il problema che si riscontra è che mancano i fondi. Siccome un filone di finanziamento della programmazione europea è proprio orientata a migliorare la capacità amministrativa, allora piuttosto che fare come si è fatto in passato, per cui arrivavano questi finanziamenti europei, una volta che arrivavano si iniziavano a immaginare dei progetti, nella migliore delle ipotesi questi progetti avevano una dignità autonoma, nella peggiore non vi dico che cos'erano. Noi oggi abbiamo un progetto chiaro che è fatto di tutte le cose che le ho detto prima, cioè dell'implementazione di tutto ciò che abbiamo introdotto, su cui possiamo mettere dei finanziamenti che ci arrivano dall'Unione Europea e su cui possiamo fare formazione. Ecco, io credo molto che i dipendenti pubblici dovranno credere a quella formazione e quindi credere che attraverso quella formazione potranno attuare delle novità importanti per dare risposte ai cittadini. Va bene, grazie, grazie a tutti per l'attenzione, buon proseguimento. Grazie, grazie Ministro, grazie Ministro, grazie a Claudio Cerasa. Bene, riprendiamo una seconda parte della nostra mattinata. La seconda parte della nostra mattinata è dedicata specificatamente alle tecnologie. Chiamerei sul palco, intanto insieme con me, Andrea Rangone, che vedo distratto, ma che viene insieme con me. Mai distratto. Grazie Andrea. Andrea è come vi dicevo, è l'amministratore delegato del Digital 360. Chiamo sul palco i nostri ospiti e cominciare da Giorgio Alleva. Grazie Giorgio. Giorgio Alleva è il presidente, come tutti voi sapete, è il presidente dell'Istat. Antonio Samaritani, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Antonio viene saltando perché l'innovazione è veloce. Mi aprite Tendiflex per favore, in maniera che possa venire davanti chi sta in piedi, grazie. Poi accanto, Andrea sta in piedi perché ti fa bene stare in piedi, accanto a noi Francesco Tufarelli, Asci, dov'è Francesco? Eccolo, ciao Francesco. Claudio Bassoli, HPE, Maglio Costantini, Vodafone, Filippo Ligresti, Dell. Posti a tavola così mano a mano che stanno andando. Abbiamo parlato Simonetta Moreschini di Microsoft, Antonio Menghini di XC e Paolo Cerza di Poste. Ci siamo tutti perché ho contato le sedie. Ciao. Accomodatevi tutti quanti. Vi chiederei, allora, che vogliamo fare stamattina adesso in questa parte? Vogliamo raccontare un po' come quello che ci ha detto la Ministra Madia diventa realtà attraverso un'attenzione della pubblica amministrazione a due cose sostanzialmente. I dati, prima di tutto, ci abbiamo il sacerdote dei dati italiani che è l'Istat e Giorgio Alleva, quindi in questo momento, quindi i dati, non si può fare innovazione senza dati, se non conosciamo non si può fare, non possiamo raggiungere, dicono gli americani e non lo ripeto in americano perché il mio accento sarebbe pessimo, ma che non si può conquistare quel che non si misura, quindi se non lo misuriamo non possiamo conquistarlo. E l'altra è la piattaforma della trasformazione digitale. La piattaforma della trasformazione digitale è il futuro dell'amministrazione, è il futuro del paese. Noi crediamo che la trasformazione digitale non sia un mettere un po' di informatica per fare esattamente le cose che facevamo prima con un po' di informatica. Quella è, come si direbbe a Roma, è una romanella, è una spolverata, è una riverniciata, non è quello che ci serve. A noi serve una trasformazione di paradigmi. Serve cambiare i paradigmi dell'amministrazione pubblica. Questo è quello che cercheremo di fare. Questa mattina cercheremo di vedere vari aspetti di questo, cominciando appunto da Giorgio Alleva e poi Andrea Rangone ci racconta un po' come vede la trasformazione digitale e poi in due rapidissimi giri. Il primo per dire come fa la pubblica amministrazione a fare sviluppo
equo e sostenibile tramite la tecnologia, e il secondo raccontando un'esperienza positiva, perché è vero che dobbiamo vedere quello che non va, ma è vero anche che dobbiamo partire dai successi che abbiamo, perché nessuna azienda, le vostre aziende partono raccontando solo gli insuccessi, nessuna potrebbe partire, partiamo tutti da quello che sappiamo fare e siamo riusciti a fare, e da quello dobbiamo imparare, perché le cose, basta, io sono stufo di macchie di leopardo, ma delle macchie di leopardo diventiamo invece tutti di un colore positivo, insomma questo dobbiamo estendere le best practices e farle diventare tutto in colore positivo. Allora io darei prima la parola a Giorgio Alleva e poi dopo riprendo il microfono e Andrea Rangone. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare il presidente Mochi Sismondi per l'invito e per l'organizzazione di questo convegno che tocca temi di grande attualità, lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e il ruolo della pubblica amministrazione. Nel rapporto annuale che abbiamo presentato la settimana scorsa abbiamo proposto una lettura della struttura sociale in gruppi della società italiana, abbiamo sottolineato fortemente il ruolo fondamentale dell'intervento pubblico. E siamo in un momento di grande cambiamento, di trasformazioni sociali anche profonde, e lo sviluppo delle tecnologie digitali guidato dalla ricerca e dall'innovazione ha cambiato il modo in cui ci teniamo informati, in cui curiamo le nostre relazioni e le modalità con cui svolgiamo la nostra attività. Ed è in atto una vera e propria metamorfosi dei mestieri, delle competenze e quindi anche dei processi della pubblica amministrazione. E questo ci fa vivere in un periodo di incertezza, di complessità, ma naturalmente anche di grandi opportunità. E quindi la pubblica amministrazione è chiamata a rispondere in modo nuovo, a ripensare il rapporto con i cittadini, è chiamata a rivedere il suo funzionamento interno, le sue strutture, i suoi processi. È un cambiamento importante che presuppone un salto culturale a cui tutti dobbiamo saper rispondere. Quindi la pubblica amministrazione ha bisogno di un profondo cambiamento. Abbiamo più volte sottolineato anche in questo rapporto come investire nella formazione del capitale umano, sull'innovazione tecnologica, sociale e ambientale, sulla modernizzazione delle istituzioni è una strada obbligata per lo sviluppo della società e del sistema economico in tutto il territorio nazionale. Allora, certamente la conoscenza che deriva dall'analisi dei dati è un tema fondamentale, uno strumento essenziale per orientare e influire i processi decisionali ai diversi livelli naturalmente di governo. E allora, se abbiamo una serie di indicatori macroeconomici che già hanno un ruolo straordinariamente importante nella programmazione naturalmente, molto meno questo avviene per tanti altri aspetti che riguardano il benessere. E quindi un passo importante è stato ad esempio la nuova legge di bilancio che ha inserito in allegato al documento economico di programmazione gli indicatori del benessere equo e sostenibile, peraltro riconoscendo anche un lavoro dell'Istituto Nazionale di Statistica. E in questo primo esercizio il comitato che la legge prevedeva che facesse delle proposte di indicatori che consentissero uno sguardo più largo sulla società in questi momenti importanti di programmazione ha già fornito in questo primo esercizio alcuni elementi, alcuni indicatori, ed è quindi motivo di soddisfazione che quest'anno abbiamo visto anche il quadro generale accompagnato da quello che è il reddito medio pro capite, l'indice di disuguaglianza dei redditi, le emissioni di CO2 e di altri gas, ma anche il tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro, quindi anche temi che riguardano il lavoro e la conciliazione dei tempi di vita che consentono un maggior livello di partecipazione. E questo quindi è un tema importante e che naturalmente non esaurisce il ruolo della statistica in questi ambiti. E allora certamente il tema del
Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile sono un'altra partita straordinariamente importante in cui gli istituti nazionali di statistica di tutto il mondo sono chiamati ad avere la leadership nella definizione degli indicatori e nel monitoraggio dei progressi delle società in relazione all'agenda. E quindi è motivo anche qui di soddisfazione il fatto di partecipare in modo attivo anche nell'High Level Group, che ha un po' la guida strategica di questo processo dal punto di vista statistico, e in particolare l'adozione anche di azioni concrete, di piani concreti che migliorino le capacità degli istituti per rispondere a queste domande così importanti a livello globale. Vorrei sottolineare che in particolare da oggi noi ampliamo l'offerta di indicatori sullo sviluppo sostenibile, portando a 170 gli indicatori che pubblichiamo sul nostro sito, dando una vista unica su questi indicatori, e in particolare questi indicatori sono in parte proprio quelli previsti dall'agenda, altri sono delle proxy, altri sono indicatori di contesto importanti per poterli leggere. Naturalmente è una partita che non giochiamo da soli, e in particolare abbiamo anche un ruolo per costruire all'interno del perimetro del SISTAN e al di fuori del SISTAN anche il quadro generale, la mappatura generale delle disponibilità di indicatori per rispondere all'agenda. Naturalmente non sono solo questi temi importanti su cui siamo impegnati, e per valutare la pubblica amministrazione naturalmente seguirne e monitorarne la spesa e i risultati è un tema particolarmente interessante. Quindi l'analisi della spesa è un tema assolutamente rilevante, soprattutto quando viene poi corrisposta un'analisi anche della, della dimensione, della qualità dei servizi che la pubblica amministrazione svolge. E in particolare il ruolo degli investimenti naturalmente è un tema cruciale. Allora qui vorrei ricordare che abbiamo segnalato recentemente che per il settimo anno consecutivo diminuisce il livello degli investimenti pubblici, e questo è un grande problema per il Paese. Non c'è dubbio che per la crescita... Penso che i tuoi interlocutori qui intorno siano ben consapevoli. Una ripresa degli investimenti pubblici è una cosa importante. Peraltro quest'anno abbiamo segnalato che questa riduzione è più forte di quella che abbiamo osservato nel 2015, che era stata più tenue. Abbiamo una diminuzione del 4,5%, che peraltro è dovuta esclusivamente alla forte riduzione, quasi il 14%, dell'investimento delle amministrazioni locali, quando invece c'è stato un aumento di quasi dell'8% della spesa dell'amministrazione centrale. Quindi questo vuol dire che non è solo una questione di disponibilità di risorse, ma poi anche di capacità di spesa, e sappiamo bene quali sono le problematiche che hanno di fronte anche le amministrazioni locali nel riuscire a dare operatività a quelle che sono le decisioni politiche. Il tema degli investimenti è un tema fondamentale, e naturalmente il tema degli investimenti in ricerca e innovazione lo è a maggior ragione. Anche qui abbiamo testimoniato più volte quanto sia un volano importante l'investimento in ricerca pubblica, anche per l'investimento in ricerca privata e innovazione. È infatti un volano fondamentale l'investimento pubblico in ricerca, e da questo punto di vista vorrei sottolineare in questa occasione l'importanza della componente degli investimenti che sono gli asset intangibili, e che sono un tema straordinariamente importante per la modernizzazione del Paese, e riguardano certamente la ricerca e lo sviluppo, ma anche la formazione, il software, il design e in generale gli investimenti nella capacità organizzativa delle strutture. Questo tema è rilevante degli investimenti in beni intangibili. Peraltro siamo coinvolti anche in un progetto europeo che stima la dimensione di questi investimenti, e devo dire che anche su questo piano non stiamo messi particolarmente bene. Abbiamo dei livelli di questi investimenti rispetto al valore aggiunto che sono inferiori a quelli che osserviamo in Francia, in Gran Bretagna e in Germania. Questo tema degli investimenti in ricerca naturalmente è un tema fondamentale. Naturalmente quando parliamo di spesa non possiamo ragionare soltanto della sua dimensione, il tema è la qualità dei servizi e quindi la capacità con cui rispondiamo alle esigenze dei cittadini, e quindi monitorare la qualità della spesa, la soddisfazione dei cittadini è un tema fondamentale. Questa della qualità dei servizi è un'altra partita importante su cui siamo impegnati, è anche una delle dimensioni del BES, la qualità dei servizi, a cui diamo una risposta con un quadro informativo
ogni anno e che peraltro mettono in luce il tradizionale forte dualismo che abbiamo nel Paese, in cui la qualità dei servizi assume dimensioni molto diverse nelle varie aree del Paese. C'è un tema che stiamo affrontando recentemente, che è anche quello delle differenze che abbiamo su tanti fronti all'interno delle nostre grandi aree urbane, le differenze che abbiamo tra il centro e le periferie. Questo riguarda tanti elementi, tra cui certamente quella della qualità dei servizi. Vorrei, per andare poi alla fine del mio intervento, questo primo intervento, sottolineare che il 13 giugno abbiamo una prima occasione di diffusione dei risultati del censimento delle istituzioni pubbliche. I censimenti sono tradizionalmente un modo con cui si monitorano i soggetti che compongono la società italiana, e questa è un'occasione importante in cui offriremo informazioni strutturali sul numero di enti, gli addetti, gli immobili, ma anche il volume di attività, le modalità di erogazione e gestione dei fondi, sull'attività di formazione che si fa nella pubblica amministrazione, su pratiche di gestione ecosostenibili e sullo sviluppo dell'e-government. È una indagine che vorrei sottolineare fa parte di una strategia nuova che oggi vorrei sottolineare, che è quella, la strategia dei censimenti permanenti. In istituto abbiamo avviato una stagione in cui c'è un cambiamento profondo anche in questa tradizionale raccolta dei dati, e i censimenti della popolazione, delle unità economiche, delle istituzioni pubbliche, non profit, dell'agricoltura, saranno questa volta dei censimenti permanenti. Non saranno più occasioni decennali di grandi raccolte dati, ma saranno delle occasioni in cui noi ogni anno metteremo a disposizione l'intero patrimonio informativo integrato, che consentirà di dare un'informazione analogamente ricca in maniera periodica. E quindi questa è una stagione assolutamente importante, che è il risultato di un grosso investimento dell'Istituto Nazionale di Statistica nella costruzione del sistema integrato dei registri, cioè della messa a regime del tutto il patrimonio che abbiamo di fonti, non solo da indagini ma di carattere amministrativo, che intende anche utilizzare nuove fonti, i cosiddetti big data. Quindi la costruzione di una nuova infrastruttura informativa per il Paese, di cui i censimenti saranno un prodotto importante. Naturalmente il tema grande è il censimento della popolazione, grande innovazione, iniziamo nel 2018, che consentirà di dare ogni anno le caratteristiche della popolazione ai vari livelli in maniera non solo periodica ma anche più tempestiva, cioè sarà un'informazione che riusciremo a registrare, a diffondere in maniera ben più rapida. Quindi un tema importante che dimostra che le istituzioni pubbliche possono modernizzarsi, possono sfruttare le innovazioni tecnologiche, organizzative e metodologiche, grazie anche allo scambio di esperienze a livello internazionale sulle pratiche migliori. Quindi ci tenevo a sottolineare questo aspetto della costruzione dei registri e censimenti permanenti come una buona pratica e dimostrazione di risultati che si possono ottenere investendo. Grazie. Grazie a te Giorgio. È il sogno di, io quando facevo statistica da ragazzo, io sono un po' più vecchio di te, sarebbe stato un sogno avere il censimento permanente, perché ogni volta che dovevamo fare come ricercatori avevamo queste scadenze che erano decennali su cui dovevamo impostare i dati. Quindi è veramente, in questo senso è molto importante. Il monitoraggio non è un di cui, il monitoraggio vuol dire avere essere sul, è come quando vai a cavallo, se non senti con le gambe il cavallo dove gli pare, e vuol dire sentire quello che sta succedendo, se no le cose vanno un po' dove gli pare. Andrea, Andrea, bene. Ad Andrea ho chiesto, prima di dare la parola ai nostri più tecnologi, ho chiesto di dire cosa vuol dire per lui. Cosa vuol dire per lui essere, fare sviluppo sostenibile attraverso le tecnologie? Vai. Ecco, va bene, se mi date le slide, sono l'unico che ha portato le slide e compenso per tutti, perché appunto ne ho 135.
Guarda che professore lui, può succedere, che state attenti. Le cose così fanno serie, allora no, io scusatemi le spalle, purtroppo comunque meglio dietro che davanti, insomma, scendo anche. Io interpreto così la mia breve introduzione. Posso andare in giro o qua non si fa? Il forum piano si può andare in giro per la sala, così guardo anche gli occhi, ecco. Perché sei destrutturato, vai tranquillo. Così non è bello, però adesso... No, io ho pensato di interpretare un po' questo inizio dando semplicemente qualche numeretto, portando l'attenzione su poche cose. Io non sono esperto di pubblica amministrazione, qualcuno di voi mi conosce, da 20 anni che però mi occupo di digitale, innovazione digitale, ho fondato l'Osservatorio del Politecnico di Milano e adesso appunto provo a fare l'imprenditore in digital 360. Proprio perché non sono esperto di pubblica amministrazione ho chiesto a Carlo di darmi una mano e abbiamo da qualche anno unito i nostri percorsi imprenditoriali. Detto questo, io sono andato a leggermi, perché me l'ha mandato, tutto il piano nazionale dello sviluppo sostenibile 2030, no? Con i 168 sottobiettivi, ecco, e anzi 69, stavo perdendone uno. Però non parlo di questo, perché trasferisco un po' la riflessione che facevo mentre li leggevo, no? È benissimo parlare di sostenibilità vista proprio come capacità di non depauperare le risorse di questo pianeta, di questo sistema, e quindi riuscire a trasferire qualcosa di più bello ai nostri figli. Io però penso che in questo momento in Italia ci sia un serio problema, l'ho voluta chiamare un po' provocatoriamente di sostenibilità 1.0, ecco, cioè di sostenibilità complessivamente del nostro sistema paese, anche perché difficilmente riusciremo a fare tante cose traguardando i prossimi 100 anni o 200 anni se alcune delle cosine banalissime che adesso vi trasferisco non le mettiamo a posto. Sono cose note, stranote, ma io parto da lì e oltretutto parto dal mio mondo, quindi enfatizzo essenzialmente il ruolo del digitale che ha su questi fondamenti della sostenibilità 1.0. Oltretutto sto introducendo una tavola rotonda di persone che poi parleranno di digitale, immagino, innovazione tecnologica e digitale, e quindi per definizione mi focalizzo sul digitale. Allora, sostenibilità 1.0, lo sapete cosa intendo? Cioè è difficile guardare la sostenibilità 2.0, la sostenibilità 2030, se poi alla fine non mettiamo a posto 3-4 cosine almeno nel nostro paese. Che sono? Il tema del deficit e quindi del debito di lungo termine. Mica banale continuare ogni anno ad aumentare il debito, mica banale continuare ogni anno, va bene che il deficit sta sotto il 3%, no? Ma mica banale avere un sistema paese che bisogna metterlo a posto, c'è poco da fare, ecco, è sostenibilità 1.0. Secondo, il tema della produttività è già stato nell'intervista precedente toccato, è incredibile, no? Appunto, sì, abbiamo un tema di produttività irragionevole, dobbiamo mettere a posto. Terzo, il tema dell'imprenditorialità, in questo paese c'è poco da fare, cresce se solo se riesce a sviluppare nuove imprese, a riprendere una crescita di imprenditorialità, se no siamo destinati a quello che un po' sta succedendo adesso, no? A vedere le crescite del PIL con gli 0, davanti, quando va bene. Quarto, meno importante, il tema della liquidità che strozza a volte le nostre filiere produttive. Allora, dedico una slide a questi quattro concetti cercando di enfatizzare due cose, enfatizzando un po' il ruolo del digitale. Sono cose stranote, quindi vado molto veloce, do solo qualche suggestione, qualche elemento che poi magari può servire appunto ai partecipanti alla tavola rotonda per agganciarsi, no? Allora, c'è poco da fare, lo sapete, anche quest'anno il nostro 41 miliardi di deficit ce li siamo beccati tutti, uno dice, beh, molto lontano dal 3%, eh sì, bella lì, se non avessimo però appunto quei 2.2 trillion quindi, di debito, quindi... E quindi continuiamo ad aumentare anche il debito. Allora, come facciamo? Adesso non voglio banalizzare troppo, no? Perché sono temi enormi, qualunque, tanti economisti, chiunque l'ha discusso. Però io, consentitemi, no? Guardo il mondo con gli occhi che sono abituato, con cui ho guardato per tanti anni le imprese, no? La leva digitale, digital first, la leva digitale è in primis è la leva, anche tutto sommato oggi nelle discussioni,
qualche volta si è sentita, ma abbastanza poco, no? Il mondo ce lo insegna, il digitale fa le cose che tipicamente nei decenni prima le riforme non hanno fatto. Adesso non voglio banalizzare, non è che serve solo il digitale, no? Però iniziamo a dircelo banalmente, ecco, in bluette vedete qualche numeretto che già da qualche anno gira dei miei colleghi, ex colleghi, visto che adesso sono in aspettativa del Politecnico di Milano, quindi appunto non ho più nessuna responsabilità su questi numeri, però li cito. Allora, ridurre questo deficit significa ad esempio, come qualunque impresa, come qualunque papà di famiglia lo sa, o aumentare le entrate, ecco, o ridurre le spese. Anche qui ci sono bellissimi esempi, no, di come effettivamente una maggiore innovazione digitale può contribuire a entrambi questi elementi dell'equazione. Può aumentare un ciccinin le entrate, banalmente diffondiamo un po', sappiamo, siamo un paese in cui tutto sommato appunto l'evasione fiscale ha ancora un certo peso, no? Allora i pagamenti digitali, che bello, vanno proprio in questa direzione. Peccato che siamo ancora una volta il fanalone di coda, no, per l'utilizzo dei pagamenti digitali consumatori a livello europeo. La conservazione sostitutiva, se ne parla, ho quasi la nausea, no? Da 20 anni, no? La conservazione sostitutiva di tutti i documenti fiscali, idem, no? È chiaro che aumentano una trasparenza anche delle imprese, quindi possono contribuire a maggiori incassi fiscali. Qui, questo dato qui che vedete, qualcuno ha stimato 15 miliardi di euro di entrate in più. La riduzione dei costi, anche qui non è banale, la riduzione dei costi della pubblica amministrazione. È chiaro che tante imprese l'hanno affrontato con il digitale, no? Sia a livello di acquisti, di procurement, razionalizzare, sia a livello appunto di maggiore digitalizzazione delle piattaforme interne. Prima Gianni diceva che non è un problema tutto sommato di numero di addetti della pubblica amministrazione, perché alla fine non è che ne abbiamo così tanti, no? Questo è un po' un mito. Il tema è cosa fanno un po' questi addetti, che produttività hanno, no? E paragonarli col valore che generano, no? Allora, ecco, il digitale consente proprio di far questo, valorizzare maggiormente, far maggiore leva, no? Sulle persone, sulle risorse umane, e fare in modo che generino più valore. Anche qui, vedete, se guardate un po' questi due valori, per quanto siano valori da prendere con le pinze, con le strapinze, però stiamo parlando di benefici annui che possono essere dell'ordine di grandezza del nostro deficit. Secondo tema, la produttività del lavoro. Ecco, avete capito, no, che sto giocando su questi macroindicatori sottolineandoli come sono la vera sostenibilità 1.0, no? Il deficit è la sostenibilità. Sì, no, sto ritornando su questo titolo, volevo proprio dire che il deficit e il debito sono la sostenibilità 1.0 del nostro sistema paese. C'è poco da fare, dobbiamo prima o poi gestirlo, risolverlo, non possiamo continuare. Idem, la produttività del lavoro e la sostenibilità 1.0 del nostro modello produttivo. C'è poco da fare. È stato citato prima il numero, io ho guardato solo negli ultimi 10 anni. Negli ultimi 10 anni abbiamo mediamente perso un 10% di produttività rispetto ai paesi simili. I paesi simili, leggete appunto un insieme di paesi europei, ammesso che ci sia qualche paese simile alla nostra patologia. Ma comunque, diciamo, ecco, anche qui 10% di produttività, 10% di produttività, e non c'è nessun segno che la miglioriamo. No? Non possiamo, cioè è una deriva, non possiamo non affrontare il tema della produttività. E anche qui ci sono N ormai studi, dimostrazioni di persone, di studiosi, ricercatori, docenti, tutte le parti del mondo che evidenziano come la leva principale sono proprio gli investimenti, no? che prima citavamo, noi stiamo riducendo. Gli investimenti, in particolare innovazione tecnologica e organizzativa, sono la leva di gran lunga principale per aumentare la produttività nella pubblica amministrazione, la produttività nelle imprese. Quindi sproniamo pure le imprese a investire di più, sproniamo pure le imprese a investire di più, no? E da questo punto di vista, anche per non guardare sempre solo le cose che non vanno bene, è stato fatto e non poco, no? Perché anche da imprenditore, concretamente la defiscalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, ecco, che esiste da un po' di tempo, il piano Calenda, quindi anche lì lo scudo fiscale legato agli investimenti industria 4.0 vanno in questa direzione, no? Sono sproni fiscali importanti affinché le imprese investano maggiormente in tecnologia e quindi aumentino la produttività. È impressionante vedere come negli ultimi 10 anni la produttività del nostro sistema produttivo manifatturiero è fortemente calata rispetto, non parliamo il benchmark tedesco, no? Ma anche rispetto agli altri paesi. Allora anche nel sistema produttivo manifatturiero italiano dobbiamo fare iniezioni pesanti di tecnologia. Ben venga Calenda e il suo piano. Terzo tema, che forse soprattutto in un contesto di questo tipo è meno noto, meno discusso, ma invece lo voglio portare con tutta la forza con cui appunto me lo sento dentro. La sostenibilità della nostra crescita economica è essenzialmente legata all'imprenditorialità che riusciamo a generare.
ci sono studi bellissimi che dimostrano come nei paesi avanzati come il nostro, fino a prova contraria, ecco, e non in via di sviluppo, ecco, eh sì, perché volevo dire, dobbiamo liberare quell'affare lì, sì, non è che l'ho fatto ieri in treno, ragazzi, accontentatevi dell'immagine, non rompere. No, Carlo mi prende in giro per l'immagine, ecco, perché il messaggio l'ho fatto ieri in treno, non è che ho fatto grandi ricerche. Non mi sentivo tanto così, solo questo. Ah, no, invece, no, perché? Cioè, invece, cioè, l'hanno capito al volo la metafora dietro quell'immagine, sì, no? Sì. Perché invece sono convinto, tutti potrei chiedere, sono convinto, c'è dietro un sistema economico produttivo italiano che è potente, abbiamo una potenzialità imprenditoriale importante, basta pensare a quello che abbiamo esercitato il secolo scorso, no? Ecco, dobbiamo liberarla, ecco le catene, hai capito il senso di questa immagine? Dobbiamo liberarla, no? Dobbiamo... Se non riusciamo ad incrementare il nostro tasso di imprenditorialità in tutti i settori, in particolare magari nell'high tech, no? Non riusciremo a spingere lo sviluppo economico di questo paese, perché è un dogma economico. Nei paesi evoluti, maturi come il nostro, è attraverso la nuova imprenditoria con cui si crea occupazione, non la crescita delle imprese esistenti. È veramente un dogma economico. Adesso non voglio farvi troppe più su queste cose, ma è assolutamente così. Allora, dispiace vedere, ho preso una delle tante ricerche che ci schiaffeggiano, ecco, però adesso invece lo vediamo il bicchiere metà pieno, in cui banalmente attraverso un insieme di indicatori l'indice di imprenditorialità in Italia è circa la metà rispetto a quello della Francia, Germania, UK e addirittura quasi un terzo rispetto a quello degli Stati Uniti, no? Infatti vediamo un po' le differenze. Però detto anche questo, e chiudo perché poi c'è solo più una slide, mi stai guardando malissimo. Detto questo, però stiamo andando almeno nella direzione giusta, no? Qui cito delle misure recenti che stanno facendo, stanno spingendo il sistema ad andare nella misura giusta. Allora, gli sgravi fiscali per chi investe in start-up innovative o in PMI innovative del 30%, no? Stratosferici, stanno inducendo tanti soldi anche di privati ad andare verso le nuove imprese, verso le piccole e medie imprese. I PIR, anche qua, i PIR... sapete, stanno parlando ormai tutti di questi piani individuali di risparmio, anche lì sono una decisione intelligente della nostra politica, perché stanno orientando un sacco di soldi. Solo Mediolanum dichiarava l'altro giorno, no, di aver raccolto 700 milioni in questi primi mesi dell'anno e arrivare a 3 miliardi entro la fine dell'anno, un sacco di soldi che devono essere destinati almeno per il 21% a imprese piccole, quindi a sviluppare il sistema. Allora, stiamo andando in direzione giusta. Chiudo in bellezza, da parecchio sostengo, io come tanti, il tema della sostenibilità finanziaria delle nostre imprese. È chiaro che se abbiamo un'amministrazione che cuba circa per il 50% del nostro PIL, no? Che paga alle condizioni con cui pagava prima, no? Ecco, strano non vedere, no, i nostri poli strozzati. E invece, ecco, volevo chiudere con questo, perché invece il messaggio positivo, leggevo l'altro giorno, l'avete letto tutti, no, sul MEF, alcuni dati ancora parziali, riguardano ancora alcune fatture, eccetera, che però, quando ho visto quel numero lì, sono rimasto, no, io mi ricordavo 186 giorni di ritardo. 59 giorni invece ho visto. 46 addirittura. 46 e 59 sulla media. Sulla media, quindi 46 giorni che, ecco, quindi... Per chiudere, quindi, in realtà sono cose note, un insieme di norme vanno esattamente in questa direzione, no? Quindi stiamo andando in questa direzione. Adesso il problema è però, che da una parte, accelerare, perché se ci andiamo e ci arriviamo fra 20 anni, probabilmente la nostra sostenibilità, ecco. D'altra parte, agire soprattutto invece su quelle componenti che sono più inerziali, perché è più facile oggi defiscalizzare gli investimenti di un'impresa privata o incentivare i PIR che non andare a cambiare i granghi, ad esempio, della pubblica amministrazione. Grazie, grazie Andrea, grazie anche per averci dato un panorama che è un panorama che riguarda come la digitalizzazione può incidere su tutto il panorama italiano, non solo sulla pubblica amministrazione, ma come abbiamo sempre detto la pubblica amministrazione è il veicolo con cui queste riforme vengono poi implementate davvero. Antonio, cominciamo da te un po' di giro. Ma sì, grazie, buongiorno a tutti. Allora, io faccio alcune considerazioni, diciamo, iniziali, anche per stimolare poi la conversazione. Allora, vorrei partire da un punto che è forse la visita che tu mi hai fatto mesi fa quando abbiamo discusso inizialmente del tema di questo forum PA, e mi dicevi: ma sostenibilità, cosa ne pensi? Allora, io lo trovo un tema assolutamente centrato, interessante, e che in qualche modo ha riassunto lo spirito di lavoro di questi miei 2 anni in Agid. Perché? Perché
il tema della sostenibilità del digitale pubblico è chiaramente il tema fondamentale che sta alla base di tutto quello che abbiamo sentito stamattina, dai commenti che faceva Andrea a tornare indietro a quelli del Ministro. Perché dico questo? Perché se il digitale è il, fatemi dire, il sistema, ormai è il sistema nervoso di qualunque organizzazione. Allora, dalla pizzeria dove la comanda viene presa con il tablet allo Stato. Allora, la domanda da porsi è, ma il digitale o comunque il sistema italiano è e sostiene la necessità di cambiamento che avete sentito qua oggi su questo palco prima di me? Ecco, allora, partiamo da un numero che è quello che poi è stato alla base della riflessione anche poi del piano triennale. Se noi spendiamo circa l'85% delle nostre risorse, forse di più, per costi di RAN e quindi sostanzialmente per la gestione dello stato attuale e non per l'innovazione, sicuramente no. Allora, il tema è diventato come possiamo evolvere e qual è quindi il nostro percorso, se volete, di riforma. E ne è nato nel 2016 il modello di evoluzione dell'ICT, che è quello che probabilmente tutti voi avete visto, ma sostanzialmente quei tre layer dove diciamo dobbiamo guardare alle infrastrutture fisiche, guarda caso come diceva prima il Presidente Alleva, dobbiamo guardare a quelle che noi abbiamo chiamato le infrastrutture immateriali, e le abbiamo chiamate infrastrutture immateriali proprio perché vogliamo porre enfasi più che sul, fatemi dire, le infrastrutture fisiche, perché quello ormai è un patrimonio culturale che è diventato di tutti, si sa che si deve andare verso il cloud, si sa che dobbiamo fare verso il green, eccetera, eccetera. Sulle infrastrutture immateriali c'era il grosso punto di domanda, ma cosa sono? E lì racchiudiamo i pagamenti elettronici, lo speed, la fatturazione elettronica, cioè adesso non sto ad elencarveli tutti, anche perché poi avremo modo, credo, di discutere, però il tema è una parte di infrastrutture centrali che vogliamo chiamare infrastrutture anche se sono immateriali, perché sono le autostrade di domani e quindi la rivoluzione industriale della precedente storia si è fatta con le infrastrutture fisiche, questa si fa con le infrastrutture digitali che sono infrastrutture immateriali e che devono esserci per garantire effettivamente che il sistema nervoso funzioni come deve funzionare e non in una modalità artigianale come oggi, perché oggi abbiamo delle fughe in avanti che poi non corrispondono in termini di usabilità perché ci mancano le infrastrutture immateriali. E allora le infrastrutture immateriali che vi ho detto e poi gli ecosistemi nei quali sono sostanzialmente i servizi ai cittadini e alle imprese, dove il livello centrale non deve far altro che dare le regole di interoperabilità, perché poi i servizi chiaramente devono essere fatti laddove il bisogno del cittadino è percepito, cioè dalle amministrazioni locali che, guarda caso, come ci diceva di nuovo il Presidente Alleva, oggi sono quelle che faticano. Allora il nostro modello vuole essere sostanzialmente quella chiave di lettura che però è tutto, perché è strategica e organizzativa, diventa tecnologica, ma diventa dopo tecnologica, con la quale legare tutte le amministrazioni in un percorso che diventi un percorso, fatemi dire, ordinato e possibilmente, non voglio dire coordinato perché questo dipende dall'organizzazione dello Stato, ma perlomeno, fatemi dire, concorrente e conseguente, cioè è il filo rosso. Allora il filo rosso che deve essere, fatemi dire, che incomincia a separare anche degli ampi, per quello che dico organizzativo, tra che cosa fa il centro, regole e piattaforme, che cosa fanno le amministrazioni locali, servizi, ma come in una logica di interoperabilità e di regole condivise. E fatemi dire, così lascio poi la palla e il microfono agli altri, e che cosa può fare il mercato, perché se abbiamo una strategia che diventa condivisa, io mi aspetto che a questo punto anche il mercato possa da una parte esprimere il valore che ha, e dall'altra parte anche aiutarci in quel percorso di visione e quindi di miglioramento successivo del modello e delle logiche. Ecco, quindi tre ruoli che diventano chiari, fatemi dire, e un ultimo punto, una guida che secondo me deve essere anche per tutte le amministrazioni, perché fatemi dire, abbiamo dato anche forse finalmente la to-do list ai trasformatori digitali. Ok? E abbiamo saldato i trasformatori digitali con i responsabili degli IT all'interno delle singole amministrazioni. Poi vi parlo, credo, nel prossimo giro di come il modello diventa piano. Grazie, grazie Antonio. Hai lanciato la palla ovviamente al mercato, in questo senso io per anni e anni e anni mi sono sentito dire dai player di mercato, ma
noi non possiamo investire perché non abbiamo le idee chiare, perché non ci viene data una strategia chiara. In effetti era abbastanza vero. Adesso direi che una strategia chiara in parte c'è. Quindi chiediamo, in parte perché ancora devi diventare piano, adesso ce lo racconterai alla fine del tuo intervento come diventa piano, anche perché lo stiamo aspettando da un posto piano. Chiederei intanto per un breve giro, il tema, la domanda è: come deve usare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione per essere motore di sviluppo? Comincerei da Francesco Tufarelli, segretario generale dell'ASCI. Gli chiederei anche, voi so che avete sviluppato delle cose anche molto semplici per i cittadini automobilisti, un'app, un qualche cosa che mette in immediato contatto l'automobilista con quello che deve fare per il fatto di esserlo. Che cosa avete fatto? In che senso una buona pratica? 5 minuti. Sì, grazie Carlo. Sì, migliorare la vita, dicevi tu, dicevano anche quelli che ci hanno preceduto, però la nostra mission come Automobile Club Italia non è soltanto migliorare la vita degli automobilisti, è migliorare la vita e in genere dei cittadini italiani. L'automobilista non è un corpo estraneo nella vita degli italiani. L'ACI è strutturata a livello nazionale, ha più di 200 sedi, questo è un grande piacere, però è un grande onere, questo noi lo sappiamo, e quindi il lavoro è non solo a livello istituzionale su quella che è la nostra attività diciamo di mission, ma in genere. Ricordo che proprio negli ultimi eventi tragici del terremoto i primi aiuti che arrivarono erano appunto i nostri aiuti, perché eravamo su tutto il territorio. Ancora oggi Rieti è la sede della Protezione Civile. I primi computer che si accesero nei campi di sfollati avevano il logo dell'ASCI. Questa è la responsabilità di essere sull'intero territorio nazionale. Per quanto riguarda la mission istituzionale, noi per primi, già 2 anni fa, quando partì l'input da parte del Ministro Madia e del Governo, abbiamo digitalizzato i nostri processi. Abbiamo digitalizzato innanzitutto quello che era il prodotto principale, il certificato di proprietà. Prima c'erano 2 certificati, il nostro è stato digitalizzato. In questo momento ne abbiamo rilasciati circa 18 milioni, 18 milioni di certificati digitali, vuol dire banalmente 18 milioni di fogli A4 in meno. Prima, quando ci hai fatto assistere all'introduzione, ci diceva una risma di carta per uno. Ecco, noi a oggi ne abbiamo risparmiate 36.000, quindi diciamo che ogni dipendente dell'ACI ha già risparmiato 10 risme di carta, possiamo prestarne qualcuna agli altri e stiamo andando avanti. In più abbiamo reso totalmente indipendente il processo, quindi questo dà la possibilità di non avere una carta da perdersi, si risparmiano tempi e si può applicare questo numero in qualsiasi altro documento. Questo vuol dire l'integrazione con gli altri uffici, lavorare insieme. Lo stiamo facendo con Antonio Samaritani, lo facciamo da sempre con Giorgio Alleva per le statistiche. Quella collaborazione pubblico-pubblico che spesso manca e che invece stiamo cercando di realizzare. Poi tanta educazione stradale, l'educazione stradale per i nostri ragazzi è la base della convivenza civile, i corsi di guida sicura e i brevetti per la sicurezza e la mobilità. Tu parlavi della nostra app di ACI Space, che è il mondo dell'automobilista, dove ci sono sostanzialmente tutte le mattonelle a lui dedicate, le mattonelle dove lui può cercare tutti i servizi che gli servono, ed è aperta a tutti, non solo a quelli che sono soci dell'Automobile Club. È il mondo in quale si può vivere, è una ancora in partenza, ha ancora 7 le prime applicazioni, ma sta crescendo molto. Poi l'assistenza alle regioni per il bollo, l'assistenza sul soccorso stradale, ecco, tutto questo reso disponibile e reso in maniera digitale. Questa è la nostra scommessa per il futuro. E poi noi siamo anche una federazione sportiva, ACI organizza 800 gare l'anno. Ora, questo è importante, si organizzano gare dai kart fino alla Formula 1, dai bambini di 8 anni che mettono per la prima volta un casco in testa. Un bambino di 8 anni che mette un casco in testa è un bambino che sa che bisogna mettere il casco a 15 in motorino, che sa che bisogna mettere la cintura, che sa che cosa vuol dire correre in pista, che sa che cosa vuol dire correre in strada. Da questo parte l'educazione stradale. Noi non siamo sostitutivi, siamo ausiliari agli altri, ai comuni, alle province, alle regioni, e con loro facciamo tutto questo.
In questi anni proprio stiamo lavorando e stiamo migliorando i nostri rapporti con i comuni e province. Diciamo, Carlo, che probabilmente mentre lavoriamo a quella che è la collaborazione pubblico-privato che viene auspicata da tanti, stiamo cercando di rendere effettiva quella che ogni tanto e molto spesso manca nella nostra amministrazione, e cioè una reale collaborazione pubblico-pubblico. Spero di essere stato nei 5 minuti. Grazie. Assolutamente sì, grazie, grazie a te Francesco. Claudio Bassoli, HPE, mi pare che voi abbiate una buona esperienza dell'ultimo tema di cui parlava in questo Andrea Rangone, cioè della possibilità del trasferimento dell'innovazione tecnologica, Claudio. Sì, scusa, ma ho... È come stavo ieri io per un buffet, sei come un buffet, ti manca sempre una mano, insomma, in qualche modo. Allora, nel frattempo che parlo, ho due slide, quindi comunque quando parte... Eccola. Già per interrompere, ma ci sono oltre 1000 prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane e HP trae profitti. Chiediamo a HP di ritirarsi da questa attività in violazione del diritto internazionale. E chiediamo a tutti di boicottare HP finché non si ritirano da queste attività. Grazie. Questa è violazione del diritto internazionale. Tutti sciopero della fame dal 17 aprile, 36 giorni in sciopero della fame per i loro diritti. Chiediamo di boicottare HP finché non si ritira da queste attività. Chiediamo di boicottare HP finché non si ritira da queste attività. Penso che sia stato chiaro. Oggi non ci siamo fatti mancare nulla. Vai. Comunque. La cosa... Per favore, scusate, per favore. Il microfono. Non è questo l'argomento, quando esce glielo racconta. Senta. Prego. Allora, una sola frase. Comunque capì, non erega quei servizi. Quindi, e qua chiudo. Vabbè, comunque. Per cui siete disinformati. Comunque, detto questo... Per favore, in questo momento, questo, il dottor Bassoli ha detto che vi risponde, ma non eroga risponde quei dopo. Servizi. Adesso, per favore... Per favore... Basta, adesso lasci per rispetto a tutti quanti, per favore, detto, lei deve detto. Avere rispetto degli altri. Chiedo soltanto... Lei deve avere rispetto degli detto, altri. L'ho già detto, non lo ripeto. Allora... È giusto che tutti abbiano la parola, ma è giusto anche che lasciano la parola a chi è venuto ad ascoltare una certa cosa. Poi il dottor Bassoli intervisterà, parlerà con la persona e spiegherà per quale ragione del sì e per quale ragione del no. Prego. Allora, tornando al tema del convegno... Tornando al tema del convegno, qua uso questa slide dove buona parte di quelle parole citate solo 2 o 3 anni fa non esistevano. Noi come azienda, in merito al tema del convegno, ci siamo focalizzati su 3 direttrici importanti. La prima è la direttrice tecnologica relativamente all'IoT, quindi all'Internet delle cose, ai big data e al cloud, che saranno le 3 forze che caratterizzeranno, stanno già caratterizzando una grande trasformazione digitale della nostra società. Io ricordo sempre che noi tutti parliamo di app, ma senza lo smartphone, che è l'hardware, le app non esisterebbero. E quindi ovviamente anche qua dobbiamo considerare che l'infrastruttura sottostante è importante, perché è l'abilitatore di tutta la trasformazione che sta avvenendo nella nostra società da un punto di vista digitale. La seconda direttrice su cui stiamo lavorando è la strategia di partnership strategiche, che riteniamo avere a livello mondiale, ma ancor più anche a livello locale, perché è importantissimo per riuscire sostanzialmente a sfruttare questo tipo di tecnologie, lavorare con chi sul territorio tutti i giorni si occupa di imprese, si occupa di pubblica amministrazione, si occupa di rapporto con i cittadini. La terza direttrice, ancora più importante, e poi farò un paio di esempi, è quella del trasferimento delle conoscenze e delle competenze, perché questa grandissima accelerazione ha l'unico limite, non è nella tecnologia, non è nell'applicazione, ma è nella conoscenza che le persone, i cittadini, le industrie, la pubblica amministrazione ha di queste tecnologie e di queste possibilità che il digitale offre. Voglio parlare in modo particolare di 2 esempi. Uno è l'esempio legato all'industria 4.0. Penso che il governo, il Parlamento e i ministeri competenti abbiano fatto un lavoro eccellente, noi tutti siamo stati vicino a loro
e ad oggi penso che abbiamo ovviamente uno strumento fiscale che penso sia il più potente al mondo. Qui volevo citare un dato dello studio CIMU Confindustria che vede nei primi mesi una cosa estremamente positiva, perché vi è stato un incremento del 22% nelle spese di acquisto di macchinari che vanno sotto la legge fiscale dell'industria 4.0. Però nello stesso tempo uno studio di Roland Berger rilasciato a fine 2016 indica che le piccole e medie imprese, adesso lo sintetizzo così per stare nei tempi, circa il 40% non sanno cosa farsene di questi nuovi strumenti che avvengono sul mercato. Quindi questo è un grande problema per il nostro paese, perché la dorsale economica di questo paese non è fatta solo di grandi aziende, non è fatta solo di pubblica amministrazione, ma soprattutto è fatta di piccole e medie imprese. Noi per fare, diciamo, per colmare questo gap, in una delle tre direttrici strategiche che dicevo, quello che abbiamo fatto in Italia è stato sostanzialmente aprire 19 Innovation Lab sul territorio italiano in 10 regioni in modo particolare, con un investimento di oltre 10 milioni di euro, che servono sostanzialmente alle piccole e medie imprese, alla pubblica amministrazione, sperimentare e avere trasferimento di conoscenza. Sono aperti a tutti, si può andare lì, capire che cosa vuol dire l'IoT per la mia piccola azienda, come lo posso sfruttare, come una pubblica amministrazione può utilizzare per rendere migliore la vita dei cittadini l'IoT piuttosto che il cloud, piuttosto che la parte, diciamo, dei dati, dei big data, no? E questa è una cosa molto concreta e anche questo l'abbiamo fatto in collaborazione con i partner sul territorio italiano. L'ultima cosa che abbiamo lanciato nell'ambito ad esempio delle Smart Cities, che è un'altra direttrice molto importante, quindi la digitalizzazione nell'ambito della pubblica amministrazione locale, quella che è più vicino ai cittadini, è quello del lancio lo scorso martedì a Firenze di quello che abbiamo chiamato First Lab, che è un laboratorio dedicato allo sviluppo delle Smart Cities, fatto in cooperazione con l'Università di Firenze, la Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Nana Bianca e quattro partner sul territorio della Toscana. Questo è importante perché anche qua hanno investimenti importanti di oltre 4 milioni di euro, ma la cosa più importante è che il piano prevede nei prossimi 3 anni il coinvolgimento di 1000 studenti e 1000 dottorati che svilupperanno non meno di 18 applicazioni sul territorio. Questo è un altro esempio di trasferimento tecnologico e di trasferimento di conoscenza. Questo è fondamentale perché penso che sia il Ministro Madia l'ha detto, state fatte molte riforme, è stato fatto tutto il tema dell'innovazione dell'industria 4.0, dobbiamo riuscire a calare nel territorio, in tutte le piccole e medie imprese, in tutte le amministrazioni, le competenze e la conoscenza, dobbiamo dare capacità di sperimentazione di cosa vuol dire quotidianamente utilizzare queste nuove tecnologie della digitalizzazione. Grazie, grazie Claudio. Manlio Costantini, Vodafone. Manlio, ho paura che... Sì, si sente. Manlio Costantini, voi siete entrati da poco nel mercato pubblico con un'importante responsabilità che è quella dell'SPC. Come la vedi questa evoluzione in questo momento, nel senso di una pubblica amministrazione più sostenibile attraverso la trasformazione digitale? Grazie innanzitutto, ma per noi è stata una grossa opportunità. Come Vodafone in realtà molto grande, ci piace portare in Italia il meglio di quello che vediamo in altri 28 paesi nel mondo, anche nella pubblica amministrazione, dove l'Italia però è sempre stata, diciamo, l'eccellenza nell'ambito del gruppo Vodafone. La convenzione SPC per noi è stata un'opportunità e mi piace condividere qui che da maggio dell'anno scorso, che abbiamo sottoscritto, ci è stata assegnata, abbiamo già chiuso i contratti con le 15 amministrazioni centrali, dal Ministero dell'Interno, Guardia di Finanza, INA, non sto a citarle tutte. Portiamo il meglio dell'infrastruttura, Vodafone ha il meglio dell'infrastruttura sia su tecnologia mobile che in fibra, perché ha fatto grandissimi investimenti negli ultimi anni e porta ad esempio la fibra, siamo stati i primi a portare la fibra a 1 gigabit per secondo al consumatore finale, alla pubblica amministrazione, e daremo la fibra, come la diamo ai privati, sulle aziende a 10 gigabit per secondo, quindi una migliore infrastruttura. Per uno sviluppo sostenibile, perché è importante l'infrastruttura? Perché SPC vuol dire connettività, ma anche sicurezza, ma anche servizi a valore aggiunto. Perché, e qui faccio riferimento all'intervento iniziale, la produttività. Su un'infrastruttura puoi costruire due cose, e noi ci piacerebbe costruire con la pubblica amministrazione quello che stiamo vedendo con i più grandi clienti privati. Noi siamo leader nel mondo privato e ci piacerebbe acquisire la leadership nel mondo della pubblica amministrazione. Due temi. Smart working, lavoro agile, si può completamente riprogettare su questa infrastruttura il modo di lavorare
e nel rapporto tra pubblica amministrazione e dipendenti. Le nostre esperienze ci dicono che investire nel riprogettare e paradossalmente baricentrare le esperienze del dipendente pubblico come del dipendente privato su dei nuovi processi digitali ha un incremento di produttività incredibile e dei benefici anche esterni molto importanti. Quindi questo sarà il primo terreno sul quale ci misureremo e ci confronteremo. Il secondo terreno è quello del rapporto invece impresa-consumatore o pubblica amministrazione-cittadino. Anche qui si può molto baricentrare. Io vi do solo un dato, Vodafone è una realtà molto grande, in Italia abbiamo 30 milioni di clienti, ormai noi dal 90 al 92% delle interazioni con i nostri clienti avvengono solo in digitale. Pensate a una pubblica amministrazione che possa replicare, ci sono dei casi già di eccellenza, questo tipo di approccio, quali sarebbero i benefici dal punto di vista della produttività e dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza del servizio. Quindi abilitiamo un'infrastruttura d'eccellenza sulla quale costruire due pilastri, lavoro agile, smart working, quindi aiuteremo le aziende della PA a riprogettare i processi interni, ma anche il rapporto con il cittadino. L'elemento che mi piace di più ricordare è come lo vogliamo fare. Noi solitamente vorremmo farlo con la pubblica amministrazione così come l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo con i privati, ci si siede in una sala, noi abbiamo creato un experience center, si vedono dei casi pratici, noi potremmo mettere a disposizione ciò che vediamo in 28 paesi al mondo, le migliori best practices della pubblica amministrazione mondiale ma anche dei privati, si studia il bisogno e io ho visto dei piani di fabbisogno pubblica amministrazione veramente innovativi, quindi parti dalla richiesta del cliente, in questo caso la pubblica amministrazione, dal meglio che c'è sul mercato e possiamo portare in Italia il meglio che c'è in tutto il mondo e si disegna le migliori soluzioni, sia per facilitare il lavoro interno che il dialogo con i cittadini. Ecco, questo è l'impegno che io mi prendo e noi ci prendiamo come Vodafone per uno sviluppo sostenibile. Grazie, grazie a Mario Costantini. Filippo Ligresti, accanto. Filippo Ligresti, sì. Dall'IMC. Voi siete stati storicamente, ci conosciamo da tanti anni come società, storicamente improntati sempre, io vi ho visto sempre come, sui dati come infrastruttura, come, cioè il layer dei dati come una vera infrastruttura. D'altra parte nel disegnino di Antonio i dati sono proprio nella base di qualsiasi altro ragionamento. In che senso voi potete vedere una pubblica amministrazione sostenibile attraverso la trasformazione digitale? Ok, allora, mi sentite? Sì. Sì, allora, quando ho pensato un po' come preparare questo incontro sono andato attraverso la lista dei 17 obiettivi, un po' come ha fatto Andrea, devo dire, e qua ho trovato, devo dire, ispirazione un po' come lui nel cercare di capire dove la trasformazione digitale davvero fa una grande differenza e può farla ancora di più in Italia. Fra i 17 obiettivi, alla fine, secondo me, ce n'è uno che in qualche maniera li riassume tutti ed è anche, secondo me, ancora più attuale in Italia. E tutto sommato proprio da questa, diciamo così, valore che c'è nei dati può trarre maggiore diciamo, concretezza, che è quello, obiettivo numero 8, casualmente quello della fondamentalmente creazione di nuovi posti di lavoro e di una crescita economica. Un tema fondamentale senza la quale secondo me è molto difficile raggiungere un po' gli obiettivi che si dà il tema, diciamo così, il programma 2030. Tendenzialmente che cosa c'è di interessante in questo? Che la trasformazione digitale fondamentalmente abilita nuovi business, abilita la costruzione di nuove cose, quindi nuovi posti di lavoro. I nuovi posti di lavoro arrivano fondamentalmente, come diceva Andrea, dalle piccole imprese, dalle start-up, arrivano anche da degli IMC, per carità, noi abbiamo assunto un bel po' di persone nell'ultimo anno e mezzo, continueremo ad assumere, però la grande creazione di posti di lavoro arriverà da questi altri attori. E la tecnologia è un fattore abilitante fondamentale. Immaginiamo se riuscissimo a togliere davvero le barriere che in qualche modo impediscono, come faceva vedere prima Andrea, a questi imprenditori di riuscire ad essere efficaci, di riuscire a trasformare le loro idee in concretezza. Quanti posti di lavoro in più, quanta innovazione, quanta accelerazione. Ebbene, secondo me è proprio questo che la pubblica amministrazione deve riuscire a fare. Molto abbiamo effettivamente fatto, è stato fatto, si è parlato prima, sia della fatturazione elettronica, digitalizzazione di processi, devo dire anche il Jobs Act dal mio punto di vista ha dato un grande impulso. Nell'ultima finanziaria gli investimenti, le agevolazioni sugli investimenti in ricerca e sviluppo, che secondo me dovrebbero essere ulteriormente
chiariti, rafforzati. Una delle cose che io vedo parlando con i miei clienti è che tutti hanno capito che ci sono un sacco di agevolazioni, c'è un'opportunità per loro di posizionare anche nel lungo periodo, perché sono incentivi che durano 4 anni, la loro società utilizzando questi incentivi in un percorso virtuoso e positivo. Però non è chiarissimo che cosa è dentro, che cosa è fuori, quindi la chiarezza lì ci deve essere. Però molto ancora c'è da fare, se come dicono un po' i numeri, l'Italia dal punto di vista della complessità come luogo dove fare business, dove impiantare nuovi business, dovrebbe essere, se non leggo male qui, numero 137 su 189 paesi nel mondo, quindi sicuramente non siamo tra i paesi più semplici, e chiediamo un tax rate, diciamo, medio del 25% superiore a quello che viene richiesto altrove. Quindi sicuramente c'è molto da fare, e cosa dobbiamo fare per accelerare, per prendere un po' questo volano che, su cui si sta lavorando chiaramente, lavora l'AGID, lavoriamo un po' tutti quanti. Secondo me la prima cosa è davvero cambiare un po' l'approccio culturale. Quello che diceva ancora una volta Andrea, per riuscire a spingere le persone ad avere, a tirare fuori questa capacità imprenditoriale che in fondo noi italiani abbiamo sempre avuto, se prendiamo i più importanti navigatori, i più grandi inventori, fondamentalmente nella storia sono stati italiani, non si capisce perché di colpo negli ultimi 50 anni siamo diventati tutti seduti, tutti attaccati al posto fisso, tutti attaccati a cercare l'impiego statale. No, bisogna riuscire a restituire alle nostre giovani la voglia di rischiare, la voglia di sperimentare e rendere qualcosa che culturalmente è positivo. Qua la pubblica amministrazione deve aiutare, deve mettersi più al servizio, deve promuovere una cultura un po' diversa e deve farlo in maniera più forte. L'altra cosa, ovviamente, con tutti i programmi di cui abbiamo parlato, agire su quelle leve fondamentali, l'accesso al capitale, ai mercati, ai talenti, anche qua la formazione, penso anche l'iniziativa che sta facendo HP è molto importante. Ne abbiamo altri, però compito della pubblica amministrazione è aiutare a formare questi talenti, inserirli all'interno delle aziende, le piccole e medie imprese, si diceva prima, non sanno ancora come utilizzare, avrebbero sicuramente beneficio dall'importare, diciamo, sangue fresco, giovani, che invece queste tecnologie le sanno usare sicuramente molto meglio di me, le possono mettere, le sanno anche interpretare, però non riescono a farlo. Ancora una volta, quello che è stato fatto 2 anni fa con il Jobs Act, secondo me è molto utile, io francamente lo ripeterei. Quindi c'è ancora, secondo me, molto da fare, e questo dell'imprenditoria è un tema molto caro peraltro alla nostra azienda. Sul tema specifico ricordo che Dell'EMC è fondamentalmente gestita, posseduta da uno dei più grandi imprenditori del mondo oggi. L'azienda nostra è un'azienda privata, Michael Dell, che ha 52 anni e forse, appunto, dicevo, uno dei più importanti imprenditori, ed è peraltro avvocato per l'imprenditoria presso le Nazioni Unite dal 2015, quindi è un tema su cui siamo molto, molto, diciamo, impegnati. Grazie, grazie Filippo. Antonio Minghini di XCIM. Antonio, aspetta, ti passo questo, vengo a passartelo io. Antonio, ma funziona? Ma poi tu, come facciamo poi a far diventare concretezza queste cose? Ma io volevo soffermarmi un attimo alla domanda sulla sostenibilità. Spero che si senta. Si sente. Allora, da quello che ha detto prima Andrea, i colleghi anche che mi hanno preceduto, e anche il ministro stamattina, nonché anche il sindaco Raggi nel suo intervento di benvenuto, ci sono tutta una serie di temi in pentola, no? Si è parlato di democrazia diretta affrontata in digitale. Si è parlato finalmente di riforme da misurare e da governare, abbiamo parlato, no, anche di sfide a cui le aziende, gli imprenditori sono davanti, e io credo che la pubblica amministrazione sia poi alla fine una entità che eroga dei servizi, servizi che come tutti sono fatti poi nella loro struttura di un sistema di erogazione che è fatto da personale, infrastrutture e clienti, cittadini o bacino d'utenza. Allora, quando mettiamo insieme questi tre in pratica attori, nell'erogazione del servizio abbiamo per i servizi un punto critico, che il servizio in pratica si consuma e si eroga nello stesso momento, nello stesso luogo. E qui quindi nasce il problema della gestione di una incertezza in termini di volumi, quando e quanto mi serve per erogare quel servizio,
e in termini poi anche di cosa e come erogarlo. Allora, da questo punto di vista possiamo fare gli esempi di un pronto soccorso, gli esempi di tanti luoghi di cui anche il Ministro ha parlato stamattina, no? Quando citava il film Fuoco a Mare. Allora, qui ovviamente la trasformazione digitale introduce una serie di strumenti che consentono di misurare, di ridurre questa incertezza. Nasce però un punto critico, secondo me, che riguarda la pubblica amministrazione, che in pratica l'acquisizione, oggi ne ha parlato il Ministro circa il reclutamento del personale, ne possiamo parlare per quanto riguarda l'acquisizione e quindi sottoscrivere i contratti con dei fornitori per le infrastrutture, è basata poi su una norma che regola tutti questi processi. Allora, quando ad esempio un'amministrazione per implementare un servizio ha bisogno di andare su un'infrastruttura, facciamo un esempio del cloud perché magari ne sono coinvolto con il lotto 1 dell'SPC cloud, significa andare su infrastruttura a consumo, magari mi serve per 2 ore, oggi pomeriggio. Allora, che cosa devo fare? Una determina a contrarre un contratto, devo poi fare in pratica la ricerca del fornitore e chiedere la documentazione al fornitore per fare le verifiche che vanno fatte, il fornitore mi deve lasciare una fideiussione, dopodiché stipulo il contratto, poi il contratto va in ragioneria e va in Corte dei Conti. Allora, se va bene, sono passati 2 mesi, probabilmente non mi serve più quell'infrastruttura. Allora, credo che il manager pubblico deve essere messo nelle stesse condizioni di un manager privato di poter in pratica adattare, cioè la pubblica amministrazione per essere sostenibile deve essere adattiva, adattare il suo sistema di erogazione a quello che il momento gli chiede. Grazie, grazie. Questo tema sarà un tema di cui tratteremo moltissimo dentro questi 3 giorni, il tema in generale del procurement. Tu hai fatto l'esempio del cloud, che è un esempio proprio grandioso, perché finché andiamo a guardare il codice degli appalti attualmente, il cloud non si può comprare, non lo può comprare nessuno, non si sa come comprarlo. Adesso scuote la testa Antonio, poi ce lo racconta, però insomma diciamo che in linea di massima, ecco, diciamo che non è facile comprare il cloud attraverso il codice degli appalti in questo momento. Simonetta Moreschini, Microsoft, voi siete stati tra i primi a fare servizi, sicurezza, sviluppo del potenziale individuale ma potenziale anche delle organizzazioni. In che modo vedi la sostenibilità della pubblica amministrazione? Vai, vai. Sì, innanzitutto buongiorno. Ti avvicino alla bocca perché buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità, per avere l'occasione di condividere la visione di Microsoft e anche e soprattutto durante questi 3 giorni delle esperienze concrete che già stiamo avendo con la pubblica amministrazione, che dal nostro punto di vista sono sicuramente la base per costruire anche un'opportunità di replicabilità. Tornando un attimo a quella che è la visione di Microsoft, come ho già detto anche all'apertura di questo convegno, la visione di Microsoft è molto semplice ma allo stesso tempo estremamente ambiziosa e potente, vale a dire utilizzare la tecnologia per consentire agli individui e alle organizzazioni e quindi anche alla pubblica amministrazione in particolare di raggiungere dei risultati più importanti, fare di più. In questo fare di più ovviamente c'è un mondo, un universo. In particolare l'opportunità della trasformazione digitale è per il Paese e per la pubblica amministrazione un'occasione importante da non mancare, però la digital transformation non deve essere fine a se stessa, quindi deve essere un motore di crescita economica, un motore di inclusione sociale e di avanzamento sociale e anche avere le caratteristiche per sostenere questo sviluppo e questa trasformazione in termini di sostenibilità. La visione di Microsoft è che questo possa essere raggiunto attraverso anche l'opportunità di sfruttare l'opportunità che viene data dal cloud. Le soluzioni cloud computing consentono veramente di intervenire dal nostro punto di vista su 4 filoni importanti, che sono la trasformazione e l'efficientamento dei processi. E questo lo avremo sentito, lo sentiremo in questi 3 giorni in maniera continuativa, ma poi il punto è sostenibilità vuol dire anche trasformare questi processi in una maniera che dal punto di vista degli investimenti, perché si è parlato anche degli investimenti, non deve essere necessariamente tale da essere disruptive, ma inserendosi in contesti che sono già esistenti.
Il secondo grande filone è ovviamente quello di rendere possibile l'erogazione di servizi aggiuntivi. Anche qua la nostra esperienza di Microsoft è un'esperienza che ci consente di dire che abbiamo già dei nomi, delle esperienze in Italia, dove primarie aziende della pubblica amministrazione, cito un nome ATM, sta sviluppando dei servizi aggiuntivi in ottica di mobilità partendo da quello che è la sua struttura di base, quindi senza stravolgere quello che è l'infrastruttura. Il terzo filone, non meno importante perché anche questo è stato richiamato assolutamente moltissime volte e lo sarà durante questi tre giorni, è la possibilità di dare attraverso la tecnologia, attraverso le soluzioni cloud ai dipendenti pubblici l'opportunità di avere degli strumenti che consentono di incrementare la produttività. Si è parlato di smart working, ovviamente come Microsoft sentiamo questo tema estremamente vicino al nostro vivere quotidiano, ma pensiamo veramente che senza ancora una volta interventi disruptive o particolarmente impegnativi dal punto di vista degli investimenti si possono fare veramente dei grandi passi avanti. Ultimo punto, che anche questo è un tema fondamentale, soprattutto quando parliamo di pubblica amministrazione, è sicuramente la possibilità di coinvolgere i cittadini. Le infrastrutture basate sul cloud computing consentono di fare sì che i cittadini siano parte di questo processo e attivino un circuito virtuoso. Hai detto, Carlo, un tema che però per Microsoft è fondamentale. Il cloud è una soluzione, è un abilitante potentissimo per accelerare questa trasformazione, ma il cloud deve essere inclusivo e sicuro. E da questo punto di vista ovviamente abbiamo visto, e ci sono anche dei dati in questo, che il 2016 è stato dal punto di vista della sicurezza, degli attacchi informatici, un anno terribile, ma il 2017 è già partito in una maniera che probabilmente ci fa capire che questo non diminuirà ma si incrementerà. Gli attacchi informatici hanno riguardato in maniera esponenziale il mondo della sanità e qui ovviamente si apre anche tutto un tema di gestione dei dati di noi cittadini e anche in senso più ampio dell'utilizzo di questi dati, ma ha riguardato anche le pubbliche amministrazioni. E qui, come rappresentante di un'azienda che guarda questo con molta attenzione perché fa parte proprio della nostra filosofia, noi pensiamo che gli investimenti qua non siano stati all'altezza, ma che debbano essere assolutamente rafforzati, ma che soprattutto si debba guardare a quelle che sono le opportunità, come dicevo, che il cloud offre per fare un salto in avanti. Grazie, grazie Simonetta. Ultimo intervento del primo giro, Paolo Cerza. Microfono, aspetta, glielo passo io. Paolo Cerza, Poste. Paolo è il responsabile dei servizi digitali, se l'ho letto sì, bene. Sì, per la pubblica amministrazione. Per la pubblica amministrazione. Sì, buongiorno a tutti. Sì, perché Poste ha questo privilegio di essere a metà strada tra la pubblica amministrazione e il privato, quindi ha un punto di osservazione molto particolare e riesce in questo modo forse a unire le esigenze di due mondi che sono abbastanza distanti. Poste fin dall'inizio ha sposato la trasformazione digitale, portando al proprio interno alcuni di quei paradigmi che abbiamo detto prima, abbiamo enunciato prima, cioè l'utilizzo delle infrastrutture immateriali, ovviamente non su quelle materiali, e l'utilizzo di quello che è il concetto di interoperabilità dei sistemi. L'abbiamo utilizzato prima al nostro interno e adesso stiamo cercando di spostarlo verso i nostri clienti, che sono quasi tutte le pubbliche amministrazioni. In particolare poi su alcune di queste infrastrutture si è dedicata pesantemente, parliamo del sistema di identità pubblico, SPID, dove Poste è uno dei principali identity provider, parliamo del PagoPA, dove ovviamente noi cerchiamo di fare da ponte tra le pubbliche amministrazioni e il mondo di PagoPA in maniera tale da semplificare questo passaggio. Quello che vediamo dal nostro punto di osservazione è che rischiamo di non cogliere, soprattutto le aziende, le pubbliche amministrazioni rischiano di non accogliere appieno l'opportunità della trasformazione, perché giusto per citare un esempio, se noi pensiamo a SPID come un altro sistema di accesso ai sistemi, perdiamo l'occasione di capire qual è la vera essenza di introdurre un sistema di questo tipo, cioè la possibilità di cambiare radicalmente i processi all'interno dell'azienda. Se ci limitiamo a mettere nell'azienda un accedi con un punto in più, SPID, forse non abbiamo reso un buon servizio né al paese né agli investimenti che sono stati fatti attorno a questi asset.
lo scopo di Poste è proprio quello di cercare di aiutare insieme ai clienti a capire come con queste infrastrutture immateriali possono essere cambiati radicalmente i modi con cui le pubbliche amministrazioni erogano i servizi verso i propri cittadini. Come lo stiamo facendo? Lo stiamo facendo prima imparando su noi stessi, quindi utilizzando all'interno tutte le tecniche che abbiamo citato. Noi, i nostri sistemi stanno diventando interoperabili, utilizziamo un approccio API che cerchiamo poi di rendere disponibile anche all'esterno di Poste, e cerchiamo poi di sviluppare offerte verso i nostri clienti, che sono le pubbliche amministrazioni ma anche i cittadini, che si appoggino su queste tecnologie. Al momento la risposta sembra essere molto positiva, però è chiaro che, come è stato detto un'altra volta, se il cittadino non si rende conto che oggi con SPID può fare qualcosa di diverso da quello che faceva prima, non nasce l'esigenza. Tant'è vero che i picchi di richiesta di identità digitali sono nati nel momento in cui sono stati lanciati i cosiddetti servizi SPID only, quando è stato evidente per il beneficiario perché l'utilità di prendersi un sistema di identità diverso. Su questo stiamo investendo tanto e pensiamo di proseguire su questa strada. Grazie Paolo. Un secondo giro molto breve, perché poi abbiamo tutti voglia di sentire anche Antonio che ci racconta un po' questo, che fine ha fatto il piano triennale. Te lo posso dire così, tanto poi alla fine questo vogliamo sapere, per cui poi ci avevo girato un po' alla lunga prima, ma adesso ci vado invece abbastanza diretto. E farei ricominciare il giro in senso contrario, quindi il microfono contiene in maniera che rimaniamo. Una parola o un'esperienza da dire ad Antonio per la sua chiusura. Una parola o un'esperienza positiva? 2 minuti. Allora, con Antonio collaboriamo come Poste, collaboriamo moltissimo, quindi voglio dire, quello che abbiamo da dire lo diciamo continuamente. Devo dire che adesso c'è. Però, lo dici davanti a un pubblico. Sì. Anzi, grazie anche a tutti quelli che ci stanno seguendo in streaming. Questa tutta la tavola rotonda è stata trasmessa in streaming. Molti impiegati pubblici non possono fare non hanno più soldi per i trasferimenti, per cui gliela portiamo a casa loro. Quindi grazie a tutti voi che siete dall'altra parte di uno schermo magari lontano. Quindi quello che stavo dicendo è che rendiamo pubblico quello che di fatto diciamo. Allora, le esperienze sicuramente positive sono state le esperienze con cui stiamo aiutando le pubbliche amministrazioni ad utilizzare questo sistema di identità, che sta faticando a partire ma adesso sta avendo delle accelerazioni molto forti. Il suggerimento che ci sentiamo di dire come Poste Italiane ad Agid in prima battuta è quello che probabilmente su alcuni temi bisogna essere più tranchant nell'adozione di alcuni modelli, no? Consentire dei transitori molto lunghi nel passaggio, insomma, switch off, ecco, diciamo switch off adeguato alla pubblica amministrazione, ovviamente. D'accordo. Perché il rischio grosso, e questo chiudo questa cosa, che l'introduzione di nuove tecnologie digitali paradossalmente rischia di aumentare il divario digitale, no? Perché una fetta della popolazione rimane esclusa. E questa è un po' anche la mission che si è data a Poste Italiane, con la sua presenza sul territorio, con la sua vicinanza ai cittadini, fare un po' da bridge tra l'analogico, il mondo analogico, e un mondo che sta diventando digitale. In fondo tutti noi abbiamo presente l'ufficio postale come un posto di famiglia, quasi, se diventa anche un tramite, un bridge, esatto, per il digitale. Esatto. Infatti alcuni nostri servizi sono basati proprio su questo, su una tecnologia, diciamo così, ibrida, che consente al cittadino digitale di interagire con la pubblica amministrazione in maniera digitale, a colui che non è digitale o che non vuole essere digitale, di interagire con Poste in maniera analogica e trasferire in maniera digitale verso la pubblica Grazie amministrazione. Grazie Paolo. Simonetta. Ma allora, un primo commento è: siamo al 25esimo posto in termini di Digital Economy e Social Index su 29, e questo ci pone... Sia fatta sempre santa la Bulgaria, la Romania, perché se migliorano un pochino stiamo... E quindi qui c'è una grossa sfida davanti a tutti noi, ma c'è anche una grossa opportunità, perché il 66% delle pubbliche amministrazioni, secondo uno studio che fa il MIP nell'ambito della scuola di management, dice che utilizza delle soluzioni cloud. Quindi ci sono moltissime già implementazioni esistenti che possono essere ampliate, razionalizzate e anche messe a fattor comune. Penso che qui il ruolo di un piano
che garantisca una governance sia fondamentale. Dal punto di vista di Microsoft ribadiamo il concetto che ci sono delle esperienze, oggi l'ho sentito dire molte volte, non posso che confermarlo, positive, da cui prendere esempio e ispirazione. Noi siamo qui per esempio a raccontare l'esperienza che stiamo portando avanti con l'Agenzia Spaziale Italiana, che ha messo in atto un progetto di office automation, ma che di fatto è la dematerializzazione dei suoi processi, e ovviamente questo per fare cosa? Per liberare risorse preziose dei propri dipendenti, non sono tantissimi, ma ovviamente hanno degli skill estremamente preziosi, per occuparsi di temi ovviamente che potete immaginare sono appunto quelle delle missioni addirittura spaziali. Ma abbiamo qui anche con noi un altro esempio, che è l'utilizzo dei big data con la Polizia di Stato per un progetto diciamo utilizzo del DNA per quanto riguarda le indagini. Quindi c'è un concetto anche di lotta alla criminalità, e soprattutto qui si aprono veramente degli scenari, anche facendo riferimento a paesi che hanno già intrapreso questa esperienza come UK, veramente estremamente importanti ed estremamente diciamo così efficienti anche dal punto della razionalizzazione. Quindi una grossa sfida, ma ci sono le basi per fare delle cose veramente importanti e farlo anche accelerando. Grazie Simonetta, magari alcune cose sarebbe anche bene che la pubblica amministrazione cominciasse a copiarle una dall'altra, perché non si capisce perché deve ogni volta ripartire da zero. Antonio. Allora, consentimi solo un incipit su chi è Dixit Technology, perché è un brand nuovo. Allora, l'anno scorso fu annunciato durante il forum PA lo spin-off da parte di HP, Hewlett Packard Enterprise. Speriamo di averti portato fortuna. No, e dal 1 aprile in pratica la divisione Enterprise Services di Hewlett Packard Enterprise ha cominciato, facendo un merge con Computer Science Corporation, una nuova avventura, e DXC sta per Digital Transformation, per cui siamo nuovi, neonati, ma abbiamo 60 anni di storia. Volevo aggiungere dei punti importanti, perché molte cose si stanno facendo anche in Italia. Io seguo l'Europa del Sud per Dixit Technology. L'unico punto da attenzione è che credo che come Italia dobbiamo essere in grado di prendere e di salire sul treno quando passa. Noi in questo momento stiamo facendo delle cose molto innovative in Italia. I nostri colleghi di tutto il mondo ci chiamano, chiamano i nostri colleghi italiani, stiamo lavorando anche con piccole imprese per fare questo, e qui nasce il tema, mi allaccio a quello che diceva Andrea, però se poi non partiamo con questi servizi che sono innovativi, che poi si allacciano al mondo del cloud, al mondo delle infrastrutture a servizio, alle applicazioni as a services, rischiamo che l'Italia perda anche questo carro, no? Quindi è molto importante la velocità con cui si reagisce a questo cambiamento, e poi al tema fondamentale, che è quello della trasformazione digitale, che faccio un esempio solo, ne avevo tanti ma ne faccio uno. Fare le iscrizioni online è significato prendere 28.500 modelli di iscrizione e tirarne fuori sostanzialmente uno condivisibile tra i vari tipi di scuola. Allora, fare questo su tanti dei processi che vedono poi i cittadini, no? Tra l'altro come è stato servizio straordinario come i cittadini hanno aderito. Si dice che gli italiani non sono adatti per fare servizi online. Hanno aderito benissimo, senza nessun problema. Questo come al censimento, è stato massiccia l'adesione con un tasso online di soddisfazione molto altissimo, alto. Altissimo. Devo dire, è importante quindi trasformare i servizi verso il digitale, ripensarli completamente, perché altrimenti insomma ricominciamo da capo, no? Grazie Filippo. Scusate, mi ero distratto. Allora, siccome non è, quello che è un po' emerso e non era una novità, è che le infrastrutture, cioè che la trasformazione digitale sta avvenendo, è importante, è una chiave per il paese, e che le infrastrutture sono fondamentali, dicevamo anche prima appunto Antonio, servono assolutamente, sulle nuove autostrade, i nuovi porti, non si può fare a meno, è tutto sommato quello che noi siamo. Dell'IMC è nata per costruire l'infrastruttura digitale dei prossimi 20 anni. Consideriamo che il mondo appunto
con tutta questa innovazione, tutti questi nuovi servizi e cambiamenti che vedremo, avrà bisogno di un'infrastruttura completamente diversa, e noi è quello che siamo qui per fare. Oggi di fatto siamo leader in tutto quello che inerisce la gestione, l'elaborazione e la messa in sicurezza dei dati, a maggior ragione lo saremo nei prossimi anni. Investiamo una quantità enorme di soldi in ricerca e sviluppo per continuare a dare soluzioni sempre più semplici, potenti, che riescano a essere inserite rapidamente all'interno delle, appunto, nuove infrastrutture di cui c'è bisogno. L'investimento, dicevo, è veramente importante, investiamo 4 miliardi e mezzo di dollari all'anno in ricerca e sviluppo. Tralascio l'impegno sulla sostenibilità che abbiamo, abbiamo un programma che è pubblico con impegni molto concreti, e quindi questo penso sia anche utile alle pubbliche amministrazioni, sapere di potersi servire di una, dei prodotti, delle soluzioni di una società che è davvero fortemente impegnata nei prossimi 4-5 anni, è tutto chiaramente misurato. E mi invece soffermo sul fatto che, lavorando con noi, è quello che noi speriamo di riuscire a fare costantemente, e anche con alcuni dei nostri partner, direi che qua collaboriamo con molte di queste società, con Vodafone, con Microsoft, non riusciamo a collaborare ancora con HPE, ma magari lo faremo in futuro, chi lo sa, diciamo, possiamo davvero garantire la sostenibilità degli investimenti fatti oggi, perché abbiamo una strategia che è totalmente e completamente impegnata sulla costruzione di queste infrastrutture moderne, semplici e potenti, e continueremo a averla per i prossimi anni. La nostra strategia, ripeto, dipende da un imprenditore che personalmente è fortemente investito nella società e che è ancora molto giovane, quindi insomma possiamo offrire questa certezza di, per il futuro. Esattamente, che penso sia importante per la PA, che appunto fa investimenti di lungo periodo, non cerca ritorni e non può avere ritorni nel breve, come si sentiva stamattina dalla ministra Madia, è un processo. Grazie Filippo. Prego. Maglio. Velocemente, voi avete fatto anche cose IoT, vi abbiamo seguito su alcune cose IoT Smart City, tra l'altro, come belle esperienze. Io dico, quello che, per terminare un po', l'osservatorio nostro è che l'Italia è un paese molto più avanti di noi, certe volte ci piangiamo un po' troppo addosso. Parlavo prima di connettività, altri due trend che vediamo, il mondo IoT. Dal punto di vista ingegneristico, Vodafone Italia è il centro mondiale di competenza IoT, abbiamo i migliori ingegneri, abbiamo 5 milioni di oggetti connessi alla nostra rete, a livello di gruppo ogni mese aggiungiamo 1 milione di oggetti connessi alla rete, questo sarà il futuro anche per la pubblica amministrazione, dal metering, adesso non voglio entrare in dettaglio, ma è un altro trend. E su questo poi si appoggia il tema degli analytics, dei big data, perché ovviamente abbiamo tantissimi insight e quindi puoi studiare flussi turistici, dinamiche di mercato. Io chiuderei con un invito anche per dare poi ad Antonio la parola, attendendo gli sviluppi e piano. C'era una chart che mi ha molto colpito all'inizio, quella che diceva: nei fondi 14-20, uno speso, 20-25 impegnato, 75 non impegnato. Questo è un paese che negli ultimi anni, almeno questo è il nostro osservatorio, ha messo le premesse per uno springa, come diciamo noi, come una molla che può saltare. Lascio ad Antonio il compito di far saltare questa molla, perché se salta in modo intelligente e veloce, penso che gli attori intorno a questo tavolo, ma non solo, possono dare un grande contributo di sviluppo al paese. Grazie Claudio. Allora, concordando con buona parte degli interventi, e quindi volevo dare uno stimolo ad Antonio, a tutta l'amministrazione, al governo, perché come ha detto la ministra Madia, a mio avviso sono state fatte le norme, sono state fatte le leggi, ci sono tantissime cose positive. A mio avviso dobbiamo andare in execution totale, e in modo particolare mi riferisco a due entità. Una è la parte di Innovation Hub, previsti dal piano Industria 4.0, che non decollano. Non decollano da 6 mesi, mentre abbiamo visto come invece le spese stanno aumentando, quindi questo è un fatto positivo, però dall'altro, come ci dice lo studio Roland Berger, ma come nella vita quotidiana vediamo, c'è un problema di conoscenza e di competenza. Qua ovviamente bisogna farli partire, bisogna trovare dei meccanismi semplici per far partecipare anche le imprese, come è stato fatto in Germania e in Inghilterra, a questi Innovation Hub, oltre che le università e il mondo della ricerca, con regole chiare, con obiettivi precisi, in modo tale che le aziende possano investire in questi. Dall'altro, l'altra cosa importante, sono arrivate le città metropolitane dei fondi PON importanti, PON Metro, di questi non si sa nulla, cioè le imprese non hanno conoscenza di nulla di tutto questo.
come ben definì, visto è importante ovviamente lo sviluppo anche del digitale nelle amministrazioni locali. Questi ovviamente sono i primi fondi sui quali dovremmo costruire gli esempi più virtuosi per tutte le città italiane, non solo le metropolitane. Ultima cosa, lancio, come avevamo lanciato l'anno scorso, sul tema della defiscalizzazione dell'industria 4.0, la defiscalizzazione degli investimenti nel trasferimento di know-how delle aziende private alle aziende della pubblica amministrazione. Far sì che il governo possa pensare a una norma, così come ha pensato alla norma Industria 4.0, di defiscalizzazione per chi ha capacità, competenze e vuole investire nel paese a fare trasferimento di conoscenze, di competenze, perché questo è fondamentale, perché senza quello purtroppo la digitalizzazione non può proseguire nel paese. Grazie Claudio, mi sembra un tema importantissimo. Francesco. Sì, ti faccio risparmiare tempo, tre flash soltanto per quanto riguarda noi. Il primo, appunto, l'avevo accennato, la depenalizzazione totale di quella che è la nostra mission, cioè il certificato digitale. Mentre stiamo parlando in questa conferenza ne abbiamo bruciati altri centinaia, ne sono stati fatti altri 500-600, quindi è un'altra risma di carta. La seconda, MySpace, sarà il mondo dell'automobilista, sarà tutto digitalizzato, tutte quelle che sono le loro necessità. E la terza è un tuffo nel futuro, il 13 giugno si presenta il primo rapporto sull'auto connessa fatto dall'ACI e dalla Fondazione Caracciolo, il titolo è suggestivo, chi guida l'auto che ci guida, con problemi ma opportunità di tipo giuridico ma anche tecnico e sicuramente digitale. Grazie. Grazie Francesco. Antonio, non grazie. Ti devo presentare perché già hai già introdotto la tua speech finale. Dunque, io avevo anche due slide che non so se recuperiamo e se troviamo, se no sì, sì. Se l'hai debandato, se no ve le racconto, tanto sono facili. Allora, la prima, partirei da come le fotocopiate, sì, così nella cosa del digitale, della sostenibilità a colori. Allora bene, e poi forse ti diamo anche ci vuole il click anche. Allora, però intanto vado. No, grazie. Allora intanto chiacchiero. Allora, la prima comunque sostanzialmente voleva essere un po' il ricordo del percorso, semplicemente perché, grazie, parliamo di questo piano triennale della pubblica amministrazione ormai da tempo, era quindi solo per tranquillizzarvi del fatto che piano è sostantivo, come tutti spesso mi ricordano, e non è aggettivo, e quindi arriva veramente e c'è. Esiste e lotta insieme a noi, ho capito. Allora, ed è questo che vi voglio far vedere. Perché, voglio dire, è un percorso? Perché quello che diceva prima, che ha detto in apertura di giornata oggi il Ministro, sostanzialmente, questa è fondamentalmente la nostra, se volete, riforma. E quindi è chiaro che è un percorso che deve seguire anche, e ha seguito dei tempi. Allora, se ci pensate, e lo traslate, visto che stiamo parlando con le imprese, Il piano triennale, o meglio ancora il modello di cui vi ho parlato prima, è sostanzialmente l'IT strategy di un'organizzazione. Allora, può nascere un IT strategy se non c'è prima una business strategy? Allora, rischiamo di nuovo di fare tecnologia per tecnologia. Allora, i passi e il percorso che noi abbiamo fatto è questo, e cioè nel 2015 il governo ha approvato crescita digitale. Crescita digitale, la strategia per la crescita digitale è l'agenda digitale italiana, che ha la condizionalità ex ante rispetto ai fondi europei, che è quella che sostanzialmente dice e racconta quello che abbiamo sentito adesso sul palco, e cioè i due punti fondamentali, provando a riassumere quello che avete detto, e cioè uno, come cambiare il rapporto tra PA e cittadino o PA impresa, due, come fare efficienza interna. Allora, crescita digitale dice questo, quando parla di turismo digitale, di scuola digitale, di agricoltura digitale, eccetera. Si pone in ciascun ambito e quindi in ciascuno dei nostri domini e spiega come il digitale può cambiare il rapporto tra gli stakeholder. E quindi è alla base della strategia, è un documento impegnativo del governo e l'agenda digitale. Allora, sempre nel 2015, quando diciamo io ho iniziato in Agile, ci siamo dati le famose 5 priorità, ve le ricordate? Perché erano i pillar individuati in crescita digitale, tra l'altro, e che perché ritenevamo che fossero anche gli elementi fondamentali e fondanti di quel percorso
che è il secondo ingrediente che avete citato, quindi non di, se volete, di leva organizzativa, ma più soft, quando avete detto e avete parlato tutti di cultura, di come deve cambiare la cultura. Allora noi, attraverso il lancio dello SPID, il lancio o comunque il potenziamento, perché in realtà c'era già, dei pagamenti digitali, ecco, abbiamo cercato, e dell'emissione delle famose linee guida di design e di sviluppo eccetera, abbiamo incominciato a creare e a veicolare gli elementi di cultura. Gli elementi di cultura che sono fondamentali, perché l'avete ricordato qui, il 50% del PIL è coperto sostanzialmente dalla pubblica amministrazione. Allora prendo i pagamenti come esempio per tutti, ma posso prendere anche gli altri elementi. Se noi abituiamo, al di là del valore in sé della soluzione di PagoPA, se noi abituiamo il cittadino a pagare in digitale nel rapporto con la pubblica amministrazione, assolviamo ai tre elementi che abbiamo citato prima. Efficienza interna, perché riconciliamo in maniera automatica. Cambiamo il rapporto col cittadino e lo educhiamo e gli facciamo capire il valore del pagamento digitale, e speriamo che questo tipo di, fatemi dire, cultura che in qualche modo gli stiamo dando possa essere la leva per farlo agire digitalmente anche nell'altra faccia della media, e quindi nel mondo dell'e-commerce e nel mondo che invece è quello del privato. Quindi noi abbiamo inserito nel 2015 i pilastri, fatemi dire, di quelle soluzioni immateriali che rappresentano quello che appunto dicevamo, le infrastrutture immateriali, ma anche quel cambio di cultura che volevamo. Del 2016 il modello. Perché il modello è lo snodo che vi ho detto prima stamattina ed è, credo, l'elemento fondamentale? Perché sostanzialmente il nostro obiettivo era quello di dire come facciamo a questo punto a implementare crescita digitale in una logica in cui non replichiamo gli errori del passato e quindi rendiamo sostenibile, come vi ho detto stamattina, l'IT della pubblica amministrazione. Allora, che cosa vuol dire renderlo sostenibile? Evitare gli sprechi, evitare le duplicazioni, creare interoperabilità, creare quindi capacità a questo punto di avere un modello che si sostenga. E allora è nato il tema dei tre layer. Perché? Perché qualunque servizio voi prendiate, da un servizio per la Smart City a quello sanitario, passando per uno della scuola o dell'agricoltura, comunque sia, alla fine ha bisogno di un sistema di autenticazione, unico possibilmente, quindi SPID. Ha bisogno, ahimè, perché alla fine qualunque servizio termina con un pagamento, o spesso, ahimè, termina con un pagamento. Ha bisogno di un servizio di pagamento, e quindi PagoPA, e in mezzo cosa ha bisogno? Di dati, possibilmente centrali, e poi invece di capacità di fare servizi che lasciamo ovviamente alle pubbliche amministrazioni, ma con una logica di, fatemi dire, interoperabilità e di regole di design. Quindi il modello sostanzialmente ci pone in quella logica di creare un collante che eviti da una parte le duplicazioni, che velocizzi l'implementazione, perché una pubblica amministrazione locale a questo punto non deve mettersi a pensare a come fare un accordo con la banca tesoriera per avere i pagamenti, quindi 100.000 cose, gare di nuovo eccetera, ma delle soluzioni plug and play pronte da utilizzare, dove la convenzione l'ha fatta AGI per tutti, dove, e torno anche al tema dell'inclusione che citava così Simonetta, dove rendiamo un'inclusione sia per i cittadini, che poi voglio articolarvi un attimo, ma anche per le stesse pubbliche amministrazioni. Perché dico questo? Perché il potere contrattuale delle pubbliche amministrazioni non è uguale. E allora quando noi creiamo una soluzione per i pagamenti uguale a livello nazionale, stiamo sostanzialmente includendo e facendo un lavoro in cui facciamo scalare il piccolo, che non avrebbe la capacità di negoziare quanto noi abbiamo negoziato, a quelle che sono le migliori condizioni a livello centrale, che nel fatto dei pagamenti significa sostanzialmente T1 flusso di riconciliazione, anzi valuta, scusate, T2 flusso di riconciliazione. Allora, quale altra pubblica amministrazione piccolina avrebbe la capacità di avere e di negoziare col sistema bancario in un giorno valuta sul proprio conto corrente, secondo di avere un sistema in cui, voglio dire, il rischio del pagamento se lo accolla il circuito e senza quindi un pagamento salvo buon fine. Allora, questi sono i valori che quindi un elemento centrale può portare a chi? Alle amministrazioni locali, che a questo punto possono, come voi mi insegnate, stare concentrati a lavorare sul proprio core business, che non è fare autenticazione, che non è immaginarsi circuiti di pagamento, ma è quello di soddisfare i bisogni dei propri cittadini. Okay. Quindi il tema del modello rappresenta, diciamo, l'elemento fondamentale per rendere sostenibile il nostro sistema. A questo punto poi tutto il 2000, dal 16 al 17, e finalmente oggi ci siamo, perché noi abbiamo consegnato il piano, come vi avevo detto, l'8 maggio, e quindi adesso parte l'iter di approvazione,
è stato creato ed è stato, abbiamo lavorato a far che cosa? A prendere il modello e declinarlo operativamente in azioni da fare per rendere il piano, a questo punto, scusate, per accompagnare noi stessi e le pubbliche amministrazioni e direi anche poi il mercato se lo legge, nella realizzazione di quelli che sono del percorso di trasformazione da fare per arrivare al modello. Allora, del modello, del piano non vi dico più di tanto perché appunto è solo questo, ma vi dico però una cosa che, a cui credo che è l'altro elemento importante. Secondo me è stato molto utile per noi questo percorso perché ha fatto sì che noi riprendessimo un rapporto con le amministrazioni, nel senso che comunque anche questo piano, che non è ancora ottimale perché poi noi ci aspetteremo nel 2018 di avere un percorso veramente più bottom up, però ci ha consentito di recuperare un rapporto che non è solo progettuale come abbiamo sempre con ACI, con cose eccetera, ma un rapporto strutturale e istituzionale con tutte le amministrazioni centrali, con buona parte delle amministrazioni locali, e il piano ci darà la possibilità ulteriormente di recuperare questo rapporto, perché siccome da legge di stabilità noi dobbiamo fare per gli anni successivi una mappatura delle spese della progettualità, è impensabile che la si faccia con 200.000, con 20.000 amministrazioni che sono le amministrazioni italiane, e quindi la necessità di trovare delle amministrazioni che aggreghino e che facciano un lavoro quindi di semplificazione diventa per noi fondamentale. E quindi mi immagino attraverso i comuni più grandi, mi immagino attraverso le regioni, mi immagino attraverso le città metropolitane, mi immagino attraverso meccanismi di aggregazione che andremo a capire, ma di poter recuperare e strutturare ancora meglio questo rapporto. Ultimo elemento, secondo me, importante del lavoro fatto per il piano e grazie al piano, è stato anche la collaborazione e il lavoro che è stato fatto col team del commissario, di Diego Piacentini, e con tutto il suo team. Perché? Perché attraverso la progettualità del piano abbiamo potuto, secondo me, fare un lavoro di amalgamare due strutture diverse e di creare quindi anche le condizioni adesso per un'operatività che è un'operatività di team, che senza un lavoro complesso come quello del piano avremmo sicuramente fatto più fatica ad avere. Ecco, questo è sostanzialmente il percorso. Allora adesso dove siamo e che cosa dobbiamo ancora fare? Allora, parte un percorso di approvazione. Quando il piano sarà approvato, ovviamente ci saranno poi tutte le comunicazioni formali, che quindi a questo punto oggi non do e non vi dico altro sul piano, perché proprio perché ci saranno delle comunicazioni poi formali congiunte, eccetera, eccetera. Però vi dico che da oggi pomeriggio, nella sala che noi abbiamo in Agid, parte un lavoro che vogliamo fare con tutte le amministrazioni, e quindi sostanzialmente una a porte chiuse con regioni, un'altra a porte chiuse con comuni e poi delle sessioni aperte layer per layer, cioè del modello. Perché? Perché vogliamo incominciare a portarci avanti nell'operatività e quindi a ragionare su alcuni punti, e che sono i punti di organizzazione, di governance che vogliamo avere, perché lo sviluppo del piano sostanzialmente sarà un progetto tipo che noi e le amministrazioni devono fare. Però per fare questo progetto tipo dobbiamo capire appunto con quali soggetti aggregatori, con quali aiuti da parte delle amministrazioni, e soprattutto dobbiamo mettere in piedi velocemente il percorso di monitoraggio. Perché il monitoraggio? Perché il punto fondamentale è che, siccome, come vi dicevo, tutto nasce da crescita digitale, no? Ritorno, scusate, faccio un po' di avanti e indietro, ma torno all'altra slide, tanto ne ho solo due, quindi posso palleggiarmele. Siccome tutto nasce da crescita digitale, e crescita digitale ha la condizionalità ex ante, e quindi noi come paese, quindi tutte le amministrazioni, Agid, ma tutte le amministrazioni, ci siamo impegnati rispetto a alcuni progetti che hanno delle metriche che, quindi tornando a quello che diceva Simonetta, finalmente ci dovrebbero far scalare anche nelle posizioni del DESI. Allora noi abbiamo bisogno di mettere insieme e mettere, voglio dire, a fattor comune tutto il sistema di monitoraggio e di indicatori che dovremo andare a monitorare progressivamente, e che sono gli elementi del nostro percorso. Allora, oggi incominciamo layer per layer con le amministrazioni, uno a spiegare un po' nel dettaglio che cosa vuol dire il layer delle infrastrutture materiali piuttosto che di quelle immateriali,
sicurezza visto il periodo che viviamo, eccetera. Ma poi a ragionare su come deve essere operativamente creata una governance per raccogliere gli elementi di costo, di monitoraggio dei progetti, eccetera, eccetera, e quindi incominciare a far sì che il piano, una volta approvato, diventi quello strumento vivo che vogliamo che sia di, fatemi dire, di governance e, tornando anche a quello che diceva il Ministro stamattina, di trasparenza. Ecco, questo è il percorso. Quindi da oggi pomeriggio noi, layer per layer, fino a domani, abbiamo una serie di sessioni tematiche a cui spero partecipiate per ragionare con noi su come poi impostare operativamente la governance di quello che sarà. Grazie. Grazie a te. Con la precisione di un treno svizzero, avevamo detto l'una, sono l'una e un minuto, quindi siamo restati nei tempi. Ringrazio voi tutti di essere stati concisi ma molto chiari, e questo non si ottiene sempre. Quindi grazie a voi, grazie al nostro pubblico. Oggi pomeriggio tantissimi altri appuntamenti, sono troppi per citarne tutti. E uno ci tengo in particolare, riguarda le tecnologie in ottica di genere. Mi sembra una cosa molto interessante, perché solamente una donna sul palco, invece dobbiamo averne un po' di più. Grazie, alla prossima.